Buongiorno a tutti, soprattutto a voi dello streaming. Scusate il ritardo, ma oggi insomma, abbiamo avuto un po' di condizioni meteorologiche avverse, insomma ci sono strade allagate, è saltata la corrente, però dovremmo riuscire a cominciare. Allora un grazie a Serenella che è qui con noi. E lei si presenterà e ci spiegherà un po' quale sarà il lavoro di questi giorni. Intanto io presento la nostra associazione, organizzazione che si chiama Comunitazione ed è l'organizzazione che ha permesso che ci fossero questi laboratori dal basso, ovviamente grazie all'ARTI, al finanziamento regionale, per cui questo è il nostro quarto incontro, dopo Serenella ce ne saranno altri due, ci sarà Giulio Arnessi il 24, grazie. Il 24 e lavoreremo sulla charrette e poi ci sarà l'ultimo incontro con 26-27 con Lorenza Soldani, per cui vi invito SocioLab, vi invito a se volete partecipare a scriverci una mail. La nostra mail è ascomunitazione@gmail.com oppure a seguirci in streaming. Lascio Bene. La parola a Serenella. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Io credo di avere un sistema autoportante, vero? Buongiorno a tutti, sono Serenella Paci, sono molto contenta di essere qui a lavorare due giorni con voi. Sono molto affezionata alla Puglia e alla partecipazione in Puglia. Ho iniziato a collaborare con la Regione attraverso il Formez nel 2007 e sono contenta di vedere un viso che vedevo già da qualche anno. Perché vi dico questo? Perché già dal 2007 col Formez abbiamo promosso in Puglia, non so se le avete mai sentite, si chiamano CAST, sono scuole di partecipazione. CAST era un acronimo che stava per cittadini e amministrazioni per lo sviluppo dei territori. E abbiamo fatto queste scuole di partecipazione in ogni provincia, mettendo insieme in un'aula a discutere, a confrontarsi, gruppi ogni volta di 50-60 persone, multiattore, quindi dal cittadino all'amministratore, tecnici di amministrazione, esperti, associazioni, imprese. È stata un'esperienza molto bella e siamo un po' convinti che abbia aiutato lo sviluppo e la grande diffusione dei processi partecipativi in Puglia. Io lavoro un po' in tutte le regioni e vi assicuro che, a parte alcune che sono più, come dire, un po' più storiche della partecipazione, la Toscana, l'Emilia Romagna o altre, anche la Sardegna, io sto a Cagliari, vivo a Cagliari, anche la Sardegna è un bel laboratorio di partecipazione, ma vi assicuro che ci sono altre regioni che faticano ancora più delle nostre, no? A far diventare un po' una prassi questo approccio in cui noi crediamo e che cerchiamo di portare avanti. Quindi mi fa piacere essere qua nuovamente, no? Un po' mi viene da dire, perché per un paio d'anni ho fatto questa esperienza, continuo a lavorare attraverso il Formez con la Regione e quindi anche ieri avevo qui un laboratorio Metaplan sui sistemi bibliotecari pugliesi, torno sempre con molto piacere e devo dire che sono molto contenta, non lo dico per... solo per gentilezza, sono molto contenta di essere di nuovo qua e lavorare con voi, sono felicissima che sia un gruppo ristretto, spero che ci segua qualcuno anche a distanza, ma vedrete che per il lavoro che dobbiamo fare in questi due giorni è bene essere un piccolo gruppo un po' raccolto e sperimentare quello che vogliamo fare. Io vengo da Cagliari, ho una società che si chiama Poliste, ci occupiamo di facilitazione di processi partecipativi, non solo territoriali ma molto anche organizzativi. Quindi lavoriamo su queste due dimensioni, territorio e organizzazioni, e cerchiamo di far dialogare le persone in maniera costruttiva verso degli obiettivi per produrre dei risultati condivisi, comuni. Quindi magari ecco quello che un po' ci contraddistingue rispetto a altre organizzazioni che lavorano sulla partecipazione, forse è proprio questo aspetto anche legato alle organizzazioni. Lavoriamo per lo sviluppo organizzativo utilizzando metodologie partecipative. Ne usiamo diverse, in questi due giorni lavorerò con voi sul Metaplan. Cosa vi dico di Metaplan? Cosa sapete di Metaplan? Niente. Niente. Si attacca alle cose.
Lo sapevo come l'avrebbe detto Giulio. Ieri gli dicevo, purtroppo Metaplan in Italia è diventato un po' i post-it attaccati a parete. E Metaplan invece è una complessa metodologia, tecnica, approccio di facilitazione di gruppi di discussione, di gruppi in apprendimento. È una metodologia che nasce negli anni 70, quindi pensate quanti anni di esperienza, quanti decenni ormai di esperienza ha in tutto il mondo. Nasce in un gruppo, da parte di un gruppo tedesco privato, che e oggi è diffusa in molti paesi. Il gruppo ha sedi negli Stati Uniti, in Francia, oltre che in Germania dove è nato, dove ci sono diverse sedi, anche in Francia, in Svezia, in Svizzera. E negli ultimi anni noi abbiamo deciso di investire su questa metodologia che usavamo già da tempo, perché avevo fatto una formazione ormai forse 15 o 20 anni fa, e abbiamo deciso di investire, di stringere, diciamo, un accordo con col gruppo Metaplan. Siamo diventati società partner in Italia e si possono fare dei corsi certificati con loro per avere una certificazione di facilitatore Metaplan, che è quella che noi abbiamo fatto anni fa. Poi magari in questi giorni vi racconto anche altre cose su questi aspetti. E noi abbiamo grande piacere di diffondere questa metodologia perché, ripeto, in Italia se ne parla molto, tutti dicono faccio un workshop Metaplan, poi di Metaplan vedi l'uso della visualizzazione, che è uno degli aspetti importanti del metodo. È una metodologia che viene usata per fare consulenza strategica, consulenza manageriale. Considerate che il gruppo ha forse il 60% del fatturato, vi dico, di lavori con l'industria farmaceutica, per facilitare advisory board, momenti importanti, decisionali, di gruppi di esperti, magari su un determinato farmaco nuovo che deve essere immesso sul mercato. Quindi c'è un lavoro, oppure lavorano molto in Germania con i ministeri, con grandi aziende private. È una metodologia, ripeto, che può essere usata per gruppi di discussione, ma molto per consulenza strategica e per gruppi di apprendimento. È anche una metodologia formativa. Poi, come svolgeremo queste due giornate? Poi man mano avremo modo di raccontarci altre cose. Come svolgeremo queste due giornate? Io credo che il modo migliore per vedere Metaplan, imparare Metaplan, sia usarlo. Quindi alterneremo continuamente, da questo primo momento fino a domani, dei momenti di workshop, quindi di gruppo di discussione su un tema. Io ho cercato di trovare dei temi che vi stessero a cuore, se siete qua è perché vi interessa la facilitazione, i processi partecipativi, quindi ho cercato di usare questi temi e ogni volta che faremo una piccola discussione poi userò un pannello di input, questi che vedete sono nascosti, questi che vedete scritti con delle riflessioni per sistematizzare un po' quello che abbiamo fatto e riflettere su quello che abbiamo fatto. Io ho avuto piacere, adesso ho letto quello che avete scritto delle cose molto interessanti su quello che fate, molte cose che io non conosco, quindi sarò molto contenta di sentire i racconti dei progetti che portate avanti e di usare quello che avete detto sulle tematiche che vi piacerebbe facilitare, perché domani facciamo sperimentazione. La mia idea è che oggi lavoriamo su diverse tecniche di discussione di Metaplan, domani mattina lavoriamo sulle domande. Questo lo sapete bene, le domande sono lo strumento del facilitatore, immagino che dica una cosa molto scontata per tutti, le domande sono lo strumento del facilitatore, le domande aprono lo spazio, danno spazio al pensiero, al contributo di tutti. Domani lavoriamo su come formulare le domande, su come formulare una sequenza di domande, e ci divideremo in gruppi, deciderete voi su quali tematiche, quindi prenderemo gli spunti di quello che ci avete scritto, che avete scritto oggi, e faremo delle simulazioni in cui sarete voi a facilitare i gruppi sul contesto, sul tema, sull'ambito che avete individuato. Va bene? Domande? Poi ci conosceremo meglio e altre curiosità ve le dico. Quindi la nostra è una piccola società, nata da una decina d'anni, quindi giovane ma ormai neanche più tanto, da tre professionisti invece un po' datati, un po' di età. Siamo un gruppo di circa 15 persone, lavoriamo molto in Sardegna ma molto fuori dalla Sardegna, giriamo un po' dappertutto, che è una cosa
insomma rara, perché stando in un'isola è tutto un po' più, no, difficile. Ieri avevo un workshop che iniziava alle 2, il mio aereo era in ritardo, il mio aereo è atterrato a Bari all'1:30. Io dovevo arrivare, allestire tutto, quindi insomma con fatica ma volentieri siamo sempre in giro. Allora, io avrei piacere di sentirvi, ditemi voi, perché è chiaro che voi vi conoscete tutti, quindi se non avete voglia di fare una presentazione adesso, ci conosciamo in questi 2 giorni man mano, ditemi voi. Io ho voluto raccogliere i vostri punti di vista perché poi li usiamo. Andiamo avanti? La cosa che possiamo fare, perché così imparo i nomi, vi scoccio. Quindi vi do, siete abituati, vi chiedo di scocciarvi. Quindi scrivete il nome e lo attaccate. Io sono Serenella, lo scrivo anche io. E vi faccio passare. Grazie. Ok, partiamo. Avete domande? Siete curiosi? Bene, per adesso avete visto solo questo infinito allestimento, sappiate che è così. Per il workshop di ieri, che è durato forse 3-4 ore sui sistemi bibliotecari, abbiamo lavorato con forse 2 colleghe per giorni, giorni e giorni. Il lavoro di Metaplan per la maggior parte è nella progettazione e nella predisposizione di tutti i materiali, quindi studio, analisi, ricerca, progettazione e studio e preparazione dei materiali. Poi magari vi racconto anche prima. Sì, sì. La realizzazione del workshop è l'ultima parte. Non è l'ultima perché poi c'è la reportistica, è la fase di mezzo. La verità è che è quella che le persone vedono meno, I nostri committenti quasi non la vedono, sanno che facciamo un paio di riunioni in cui noi facciamo analisi dei bisogni, facciamo tante domande, cerchiamo di capire tante cose, poi vedono un workshop e pensano che il lavoro sia il workshop, non tutto il lavoro che c'è dietro, e man mano in questi 2 giorni capirete meglio, no? Il lavoro che c'è in precedenza. Bene, allora, il nostro laboratorio ha questo titolo, le metodologie di facilitazione dei gruppi, il Metaplan. Il facilitatore Metaplan per i tedeschi è chiamato moderatore, usano più la parola moderatore, noi in Italia usiamo più facilitatore, ma non cambia, poi magari discutiamo. Vi racconto la nascita della metodologia Metaplan un po' come un racconto. Nasce da, appunto, in Germania, da 2 fratelli, si chiamano Schnelle. Trovate un sito dove viene raccontato tutto, per chi conosce il tedesco. E loro erano i figli di un... Il padre aveva un'industria, un mobilificio, quindi erano abituati e si facevano soprattutto arredi per uffici. Erano abituati ad andare in giro nelle organizzazioni a pensare, aiutare le organizzazioni a strutturare meglio il layout degli uffici, la funzionalità degli uffici rispetto al lavoro che si doveva fare. Appunto, è un racconto il mio. Si sono resi conto sempre di più, stiamo parlando degli anni 70, che nelle organizzazioni c'era un problema di comunicazione. C'è ancora oggi. C'è molto conflitto, infatti c'è molto da lavorare. E da lì hanno strutturato questo sistema di comunicazione, un sistema di comunicazione e di facilitazione del dialogo dentro le organizzazioni e fuori dalle organizzazioni. Ripeto, oggi è una grande azienda, un grande gruppo internazionale. La Germania per la facilitazione è un mondo un po' a sé rispetto a noi. Pensate che ci sono 3 o 4 aziende che producono materiali per la facilitazione. Voi andate a guardare i siti e i cataloghi e io mi chiedo, no? Pensando alla nostra realtà, come fa un'azienda a vivere producendo materiali per la facilitazione? Ci sono questi meravigliosi... Buongiorno. Buongiorno. E con noi? Ben arrivata. Prego.
Ci sono delle aziende, le trovate online, poi magari ve le indico anche, che vendono questi meravigliosi kit di tutti i tipi, dalla valigetta al carrello con le ruote, con dentro tutte le cose che sono i nostri soliti, no, attrezzi che usiamo per facilitare i workshop. Per dire come in Italia morirebbe un'azienda, oggi forse un'azienda che, no? Forse non ce la farebbe a sopravvivere. La realtà è che quindi noi siamo costretti però a comprare le cose in Germania. Questi vengono sempre dalla Germania. Questa è una versione un po' usata, un po', perché questi sono dei bellissimi bulloni di legno, normalmente. Invece sono stati persi, credo. Però siamo felicissimi di averli e ringraziamo chi ce li ha fatti avere. Allora, torniamo a noi. Le metodologie di facilitazione dei gruppi, il Metaplan. Sulla sinistra di questo pannello c'è ciò che noi faremo in queste due giornate, quindi quello che sono gli obiettivi dell'incontro, quelli che saranno l'apprendimento di queste due giornate, regole e tecniche di moderazione. Cosa vuol dire moderare col Metaplan? Come usare regole semplici per mantenere viva la discussione? Come usare gli strumenti di visualizzazione? Perché Metaplan, uno dei principi base di Metaplan è la visualizzazione a parete di tutto quello che viene prodotto dal gruppo. Questo vi dice già come ci sia un limite nella numerosità del gruppo, perché voi oggi vedete tutti bene, ma se ci fosse un secondo cerchio, un terzo semicerchio, gli ultimi perderebbero molto della forza dello strumento. È chiaro che poi io mi sento di dirlo, per quanto noi stiamo cercando di diffondere in Italia un Metaplan che sia più vicino alla tecnica vera, io vi dico, nella realtà raramente noi riusciamo a dare i limiti netti di dire 15 persone, non di più. Io facilito spesso Metaplan con 30-40 persone, in maniera non ottimale magari, però noi abbiamo questo forte obiettivo di diffondere queste metodologie, e quindi se pensiamo che sia importante avere il punto di vista di 30 persone, non faremo un pannello perfetto secondo il metodo, però preferiamo avere il punto di vista di 30 persone. Quindi, insomma, questa è una via di mezzo, l'abbiamo un po' italianizzato anche. Ancora, come aiutare i partecipanti a dare il proprio contributo? E vedremo su questo diverse tecniche. Come moderare? Quindi il ruolo della facilitazione Metaplan, e anche su questo fate domande, man mano vedrete. Come chiarire contraddizioni e differenze di opinione? Come dare una direzione alla discussione e agli obiettivi? È vero che un facilitatore non deve portare contenuto, non deve portare contenuto, ma deve portare un gruppo verso una meta concreta, condivisa, raggiungibile. Come fai questo? Come un moderatore può provocare in certi casi e mediare, negoziare in casi di conflitto? Come preparare una moderazione? Vi ho detto che per me questo è il lavoro più faticoso con Metaplan. Open Space, voi conoscete tutti Host? Open Space ha un grande lavoro organizzativo, ma non tanto di progettazione, perché di progettazione, quando hai fatto un buon lavoro per individuare la buona domanda che attiva il processo, è fatto. Qui no. Come preparare una moderazione? Come portare la moderazione ai risultati desiderati? Il facilitatore lavora su due dimensioni. Io le chiamo il compito e la relazione. La relazione è il gruppo, far andare via le persone soddisfatte, aver accolto tutti, no? I punti di vista di tutti, far sentire tutti accolti, no? Con i propri punti di vista, gestire le dinamiche, il conflitto, bla 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 bla. Il resto è portarli verso una meta. Come sviluppare una sceneggiatura? Quella che voi vedete qua, che io ho allestito, noi la chiamiamo sceneggiatura del workshop Metaplan. E ci muoviamo con tutti questi cartelloni. Come consolidare i risultati e essere certi che siano seguiti dall'azione? Allora, Metaplan ha poche regole di discussione, io le ho sintetizzate qui nel pannello. Tutti gli interventi che si desidera, ma brevi, i tedeschi chiamano questa regola dei 30 secondi, da noi in Italia è quasi impossibile.
quasi impossibile. Quando le persone parlano oltre qualche minuto, io inizio a avvicinarmi, a sentire un po' di pressione. 30 secondi. In 30 secondi si possono dire tante cose. La cosa un po' difficile da noi è far stare le persone sul pezzo in discussione. Siamo ancora abituati, a me da poco anche in un open space, è arrivata una persona con tanti fogli. Dottoressa, io quando posso esporre la mia relazione? Io così l'ho guardato e gli ho detto, guardi, lei oggi porterà di sicuro il contributo che vuol portare in maniera un po' destrutturata. E ho provato a spiegargli che non aveva un momento in cui leggere le 5 o 6 pagine che aveva preparato. No, siamo ancora un po' abituati a questo. Quindi interventi, tutti gli interventi che si desidera, uno dice siamo tanti, è importante sentire il punto di vista di tutti, quindi vi chiedo interventi brevi su quello che stiamo discutendo in modo che la discussione a voce è supportata dalla visualizzazione, quindi dalla scrittura di tutto quello che viene esposto, e per questo Metaplan non si facilita mai da soli. I ruoli della facilitazione in Metaplan sono 2 o 3, dico io. 2 sicuramente, perché uno è il facilitatore, quindi la persona che gestisce la discussione, una seconda persona sta qui seduta e l'assistenza alla facilitazione, vi assicuro che è un ruolo molto complesso, molto delicato, domani sperimenterete uno e l'altro. Oggi, stamattina, faranno le cavie Giulio e Melania, che si sono offerti di provare a sperimentare questo. Allora, una cosa molto importante, in Metaplan si lavora con le idee, quindi le idee si spostano, si aggregano per temi simili, quindi è banale, ma in un cartoncino non ci può essere più di un'idea. Se no a volte noi ci teniamo, noi lo diciamo, a volte ci teniamo le forbici, se qualcuno, come spesso succede, ci fa il punto elenco, o li riscriviamo o scherziamo col gruppo e andiamo a tagliarli. Quindi un solo argomento in ogni cartoncino. Vedrete che questo è molto importante quando sarete voi a scrivere, quando è il gruppo a scrivere, a volte il gruppo a scrivere, a volte l'assistente. Più di una parola, non più di 3 righe. Cosa vuol dire questo? Che se io scrivo un cartoncino fitto, ovviamente non si legge niente, la leggibilità si perde, quindi si perde grande parte della forza del metodo. E a volte le persone ti scrivono una parola, ma una parola è criptica. Cosa vuol dire una parola? È difficile da interpretare, no? Quindi bisogna chiedere. Io a volte dico la frase minima in italiano, soggetto, verbo e complemento. Si può dissentire, questa è una bella cosa. In Metaplan si usa questo che viene chiamato flash. Succede tante volte, una persona dice una cosa, noi la scriviamo, un'altra persona alza la mano e dice io non sono d'accordo. E noi semplicemente mettiamo un flash e aggiungiamo argomenti alla discussione. E aggiungere argomenti. Ditemi, questa cosa ha fatto Diego? Ti piace il flash, vero? Aiuta a pensare che non dobbiamo avere, no, un pensiero unico, quindi avremo pannelli con tanti flash. Bene. Dubbi, domande? Via. Sì. Bene. Come vi ho detto, nelle discussioni che adesso iniziamo a facilitare, io vi dico, abbiamo tanto lavoro. Quindi restano comunque delle piccole simulazioni di discussione, io vorrei che fossero delle discussioni, che fosse anche un'occasione per confrontarvi su quello che sono i temi che vi interessano. Quindi cerchiamo di trovare un buon equilibrio tra questo, usarle per la sperimentazione, usare il giusto tempo per riflettere su quello che abbiamo fatto, però anche attivare una discussione vera. Va bene? Chi viene qui con me? Melania è scappata, hai visto Giulio? Melania ha capito che... Non si sente lo streaming. Ah. Ci vedono e non ci sentono? Non ci vedono neanche? Ah, bene. Chi fa il riassunto delle puntate precedenti? Va bene, proseguiamo. E le accogliamo, Melania, ci pensi tu? No, ci sono persone? No? Ok. Bene. Allora, iniziamo la nostra discussione
con una tesi. Io vi porto un mio punto di vista, una tesi. Io credo che in Puglia sia facile progettare e attivare processi partecipativi. Allora, vi chiedo il vostro punto di vista, vi chiedo di riflettere su questo che io vi dico. Vi chiedo di riflettere su questo che vi dico, di farvi un'idea. Un'idea in termini di sono molto d'accordo, sono d'accordo, non sono molto d'accordo, non sono per niente d'accordo. Allora, chiedo la cortesia a Giulio di distribuire un bollino a ciascuno. Questi? Uno. Uno a ciascuno, che loro prendono così attaccato al dito. Ci riflettete e quando siamo pronti, veniamo tutti a parete e mettiamo un bollino a seconda che appunto siamo molto d'accordo, mediamente d'accordo, non d'accordo, per niente d'accordo. Così ci attiviamo subito, ci alziamo, che già... Quando ci siete... Quando ci siete andiamo tutti insieme. Quando ci siete, siete arrivati a... Avete tutti gli strumenti e ci siete, avete preso una vostra decisione, ci alziamo, andiamo tutti insieme a parete. Abbiamo allestito a lungo, ma manca ancora qualcosa. Avete tutti? Bene, alziamoci tutti insieme, venite a parete e diteci dentro, dentro, perfetto, via. Non fatevi condizionare, ognuno quello che aveva deciso mette. Tutti? Melania. Devi dire quanto sei d'accordo con questa tesi. Ok, via. Bene, allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abbastanza d'accordo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non molto d'accordo. Allora, raccontateci, dovremmo iniziare da chi ha una posizione di minoranza, non c'è, quindi inizia chi ha piacere di farlo. Diteci, quindi si comincia di solito da chi è in minoranza. Poi vi dico come si fa. Allora, iniziamo... Iniziamo a sentire dei punti di vista. Sentiamo chi è abbastanza d'accordo che in Puglia sia facile progettare e attivare processi partecipativi. Angela. Io credo che sia abbastanza facile progettare, è più difficile attivarli. È facile progettare, è difficile? Attivarli, in realtà. Angela dice è facile progettarli, è un po' più difficile l'attuazione, più difficile realizzarli. Sentiamo altri punti di vista su questo. Dicevo, io ero abbastanza, come dire, a ridosso tra abbastanza d'accordo e non tanto d'accordo. Infatti mi sono messa proprio... Un po' sulla linea. Sì, e sono andata sul più perché mi viene da pensare che c'è un terreno che sta cominciando a cambiare e per questo mi è venuto da pensare che è più facile. Bene, quindi abbiamo un altro punto di vista. Ci dice, sono un po' a metà perché vedo un cambiamento, quindi mi sembra che ci stiamo spostando da
verso una facilità di progettare e attuare. Sentiamo altri punti di vista. Io ho messo il mio bollino sul più e per quello che vedo la gente in Puglia tende ad aggregarsi e a creare dei contesti in cui si creano dei gruppi. Poi non so come si potrebbe fare in modo che tutti partecipino all'interno di un gruppo. Quindi c'è aggregazione. Non vedo bene tutti i nomi. Francesca ci dice: le persone stanno iniziando ad aggregarsi e questo lo vede come un fattore positivo, però? Però non so come si potrebbe dar voce a tutti all'interno di un gruppo. Posso farne due? Puoi fare, sì, va bene. Le persone tendono ad aggregarsi e fare gruppo e questo è un fattore positivo, per cui lo mettiamo, diciamo, un punto di vista che sta. Quindi la domanda è, ma come? Come fare in modo che tutti possano partecipare all'interno di un gruppo? L'assistente fa domande, giustamente, perché... No, vabbè, poi ci diciamo. Ancora qualche punto di vista ancora legato all'accordo su questa tesi che io vi ho portato? Buongiorno, ben arrivate, poi vi diciamo due parole. Io ho messo il bollino sul più. Ilaria. Sì, ho messo il bollino sul più e credo che... Però anch'io sto un po' nel mezzo perché credo che ci sia una differenza tra politiche regionali che tendono ad attivare la partecipazione, mentre poi ci si scontra con le politiche invece comunali, locali, che della partecipazione sanno molto poco. Quindi Ilaria porta un altro punto di vista e vede che magari a livello regionale, no? Si è attivato, si è fatto tanto, le politiche regionali vanno in quella direzione e ancora si fatica un po', no? A far calare questo approccio sul livello locale. Bene, quindi per questo tu ti collochi ugualmente un po' a metà. Bene, sentiamo un altro punto di vista ancora sul più, se c'è. Sì? Va bene, per questa volta non dovresti, Giulio, perché sei un assistente alla facilitazione, ma non voglio toglierti la possibilità di portare un contributo, dai. Però te lo scrivi, dai. Mi sembra che tra le persone qui in Puglia il concetto di comunità sia ancora molto forte. E quindi questo, diciamo, è come se ci fosse una... Sì, è un positivo. È un positivo, sì, ok. Sì, come se ci fosse una naturale propensione ad aggregarsi, appunto. Perfetto, quindi rafforzi un po' questo. Magari scrivilo, c'è una forte... Sì, scrivi il pensiero, così lo aggiungiamo. Bene, vogliamo sentire invece qualcuno che ci dice... C'è un altro punto di vista che ci volete raccontare sul perché siete d'accordo con questa tesi? No? Va bene così? Perché è difficile? Perché non siete d'accordo che sia facile? Grazie, Giulio. Quello di dove il mano. Eh? Visto che quello di dove il mano. Lo uso. No, perché diciamo ho assistito sia da spettatore che da attore a una quantità veramente consistente di processi partecipativi e quindi forse sto anche pensando di aver sbagliato risposta perché per rispondere a quella domanda potrei dire sì, perché si parla di progettare e attivare, allora sì, se ne progettano e se ne attivano tanti, quindi potrei fermarmi qua e dire sono abbastanza d'accordo, sono molto d'accordo. Poi però se vado come dire, fra le righe della domanda devo anche verificare quanti di quei processi hanno avuto un esito positivo e sono molto pochi. Pochissimi, quasi nessuno a livello comunale, al netto delle buonissime intenzioni, molto spesso con meno buone intenzioni altre volte, e magari un po' meno a livello regionale, però c'è questo aspetto poi dell'utilità finale che è critico, molto critico. Quantità consistente di processi partecipativi, criticità nel raggiungimento di risultati concreti, questo mi sembra. Cioè, ci si ferma all'estetica dello strumento e poi non c'è niente di peggio all'etica dello cioè strumento, noi che facciamo cioè l'etica dello strumento credo che sia molto, però è molto comune, non voglio dire, poi magari su questo se volete ragioniamo. No, non penso che sia no, è molto comune.
la peggio in questo, però. No, no, poi senza far graduatorio, vi ho detto prima, ci sono regioni che ovviamente hanno solo più tradizione, lo fanno da più anni, no? Non è che in Toscana e in Emilia siamo più bravi, lo fanno da più tempo di noi. Poi ci siamo, come dire, Puglia, Sardegna, altre regioni, e poi c'è invece la difficoltà proprio, poi ne parliamo, di riuscire a attivare percorsi di questo tipo. Quindi abbiamo un punto di vista su chi dice non sono molto d'accordo con questa tesi, perché c'è una quantità consistente di processi partecipativi, è vero, però ci sono criticità nel raggiungimento di risultati concreti. Qualche altro punto di vista di chi ci ha detto che non è molto d'accordo con la tesi? E io ho messo il bollino sul poco d'accordo, perché penso sia facile progettare proprio per i motivi già detti, è difficile attivare per i motivi altrettanto già detti. E aggiungerei che c'è una diversità a livello di province all'interno della Puglia. Credo che questa zona sia più avanti della zona di Bari, per esempio, da dove vengo io. Ah. Questo è un altro aspetto, c'è una diversità a livello che state dicendo, che c'è una differenza tra le diverse province della Puglia, della regione. All'interno della regione. Bene. Scritto insieme. Ancora, va benissimo, ancora. Io faccio riferimento a un esempio concreto, per quanto riguarda la pulizia delle spiagge, ho visto poca partecipazione, la stessa Lega Ambiente, non siamo riusciti a farlo. Con una buona sincronicità. Ecco, quindi si fa fatica, lo traduco, ad attivare le persone, a riuscire a coinvolgere soggetti diversi, a fare insieme a volte. Sì. Ancora? Prego. Allora, premesso che non sono pugliese e vivo qui da poco, forse troppo poco per dare un giudizio, però direi che se da una parte è vero che le politiche regionali sono molto partecipate, sì, a favore, insomma, diciamo, credo che non ci sia da parte delle persone a livello locale, come diceva Ilaria, una cultura proprio della facilitazione, quindi la gente non sa proprio spesso di cosa si parla. E bisogna non è predisposto. Fare un altro giro di cast, Giovanni. Bene, quindi anche questo è un aspetto molto interessante. Manca ancora la cultura della partecipazione, quindi c'è ancora molto da fare in termini di sensibilizzazione, forse, verso questo approccio. Sì. Questo è un aspetto importante. Avete molto da lavorare, quindi. Ci sono grandi spazi di... Bene. Bene, io direi che ci sono spunti molto interessanti, rivediamo un momento che cosa abbiamo detto, quindi da parte di chi non è molto d'accordo con la tesi, la nostra tesi diceva in Puglia è facile progettare e attivare processi partecipativi, quindi un primo spunto è facile progettare, più difficile l'attuazione, più difficile realizzarli. Le persone tendono ad aggregarsi e fare gruppo, c'è un forte senso di comunità, quindi questo è un aspetto sicuramente positivo, ma come far partecipare tutti? E infatti qualcuno ci dice manca la cultura della partecipazione, chi non è molto d'accordo con la tesi dice manca la cultura della partecipazione nelle persone, c'è poca partecipazione da parte degli attori locali, è difficile attivare e c'è diversità tra le diverse province, anche questo è un aspetto molto, molto interessante, come se ci fossero due marce, qualche provincia forse ha fatto più e più abituata, altri meno. C'è una quantità consistente di processi partecipativi, è vero che si è attivato molto, ma cosa ha portato tutto questo? Quale concretezza nei risultati? Poi ci sono due punti di vista che stanno un po' a metà, perché? Perché è un terreno che sta cominciando a cambiare, cioè si vede qualche segnale, è un terreno fertile. C'è differenza tra le politiche regionali e le politiche locali. È come se, quindi oltre che una differenza a livello delle diverse province, ci fosse anche una differenza. La regione sta portando avanti da anni delle politiche che vanno verso l'approccio partecipativo, ma
il livello locale ancora fatica e infatti ci dite che c'è poca cultura della partecipazione. Bene. Grazie a tutti. Allora, la tesi è una domanda a rompighiaccio. La tesi, che non è una domanda, è una tecnica, è tesi perché è un'affermazione, non è una domanda, serve spesso per attivare i processi partecipativi, per attivare il workshop Metaplan, e ha questa formulazione, c'è un'asserzione e poi c'è la richiesta di collocarsi verso. Allora, come vi ho detto, adesso abbiamo fatto un piccolo pezzo di gruppo di discussione, adesso facciamo un momento, pochi minuti di riflessione su quello che abbiamo fatto. E qui troviamo dei pannelli di input sulla tesi. Allora, cosa ci dice Metaplan sulla tesi? Quindi, prima tecnica di Metaplan che abbiamo visto si chiama tesi. Uno sticker, un bollino, prima di iniziare aiuta a far scattare la discussione. Scalda e rompi ghiaccio. Non è facilissimo, io ve lo dico, non è una cosa che usiamo sempre. Perché? Allora, una tesi ben fatta, ben formulata, scopre opinioni diverse. La dispersione dipende dalla sua formulazione. Oggi abbiamo avuto tre posizioni, sul più, sul meno e sul centrale. L'ottimale sarebbe averle anche qui e qui. E vi assicuro che non è facile. Non è facile trovare una tesi, un'affermazione, che ti dia la possibilità di avere tutto lo spettro delle posizioni da parte del gruppo. Il peggio, oggi buono, abbiamo tre posizioni, a volte la gente si polarizza e allora non è formulata bene. Quindi vedete come, anche qui, progettazione. Devo capire qual è una tesi, un'affermazione che fa scattare la discussione, ma con punti di vista molto diversi. Permette interpretazioni diverse. È necessario formularla in modo vago, perché se tu la formuli troppo ristretta, magari hai una monoposizione, quindi vago ma non troppo. Quindi suscita curiosità, una tesi ben fatta suscita curiosità per l'opinione altrui. Sono curioso di sapere io, che magari ho messo, che sono pienamente d'accordo, qual è il punto di vista che mi dice che non lo è per niente. La tesi deve essere formulata affermativamente, l'ideale è proprio mettere un punto esclamativo, una doppia negazione, a volte scriviamo le cose in modo un po' contorto, crea confusione, quindi un'affermazione. Quindi è un'asserzione con un punto esclamativo e completata da uno schema a quattro caselle, da più più a meno meno. Ok? Si usa spesso come rompighiaccio. Cosa si fa? L'introduzione, cosa ho fatto? Semplicissimo, però se lo osserviamo magari lo fissiamo meglio. Introdurre la tesi con poche parole e leggerla ad alta voce. Spiegare lo schema, cosa voglio dire con questo schema, cosa chiedo, che voi siate molto d'accordo, mediamente d'accordo, non sono molto d'accordo, non sono per niente d'accordo. La visualizzazione, quindi cosa si fa dopo gli sticker? Si chiede anzitutto gli argomenti della minoranza. Noi non avevamo una minoranza perché avevamo 8 e 8. Tuttavia non forzare nessuno a rivelarsi. Cioè io chiedo, chi vuole dice il suo punto di vista, qualcuno l'ha detto, qualcuno non l'ha detto, non è importante. Siamo all'inizio anche, quindi non devo forzare le persone a dare il loro punto di vista. Poi si passa dalla posizione opposta, quindi si parte dalla posizione che ha avuto meno punti di vista d'accordo, poi si passa a quella opposta, eventualmente si chiedono argomenti per le posizioni centrali, e oggi abbiamo avuto posizioni centrali. Come vi ho detto all'inizio, Metaplan è tedesco. Quindi cercare di cambiare dopo 3-4 cartoncini.
Quindi 3-4 da una parte, veloci da un'altra parte. Una cosa importante dei workshop metaplan è il ritmo. Non si deve stare. E anche in questo noi siamo un po' troppo italiani, mi sento di dirlo, perché noi comunque facciamo discutere un po' più a lungo. I workshop metaplan facilitati dai tedeschi sono... Però è un'altra cosa. È proprio un'altra cosa. Un'efficacia che noi, vi dico, pur cercando di avvicinarci quanto possibile, non mi sento di dire che abbiamo quella stessa. Cosa vuol dire? Che, l'avete visto, l'abbiamo fatto rapidamente, no? Cioè, io l'ho chiesto alcuni punti di vista, quando ne ho 3, 4, 1, 2, 3, 4, più o meno 2, vai avanti, no? Un po', io questo poi vi dico anche qual è il mio punto di vista, un po' noi nella facilitazione all'italiana, possiamo dirci così, no? Perché che ha tanti vantaggi, ha un po' questo, che le persone non devono parlare. Perché se tu vuoi dare un po' di concretezza, un po' di risultati, a volte hai poco tempo, perché le persone non hanno tempo da dedicare, no, le giornate intere. Quale, l'avete detto anche voi, c'è difficoltà. Uno dei problemi della partecipazione è che le persone non partecipano. Quanto ci fa faticare avere 20 stakeholder giusti in un workshop? Ci fa faticare. Scusate, anche se è silenzioso fa chiasso. Quindi, tenere il ritmo è importante, fare in 2 ore tanto lavoro è importante. Allora, ecco, in questo vi dico un'altra cosa, poi io colgo l'occasione magari per approfondire alcuni aspetti. In Italia un po' passa una, come dire, una caratteristica un po' del facilitatore come quello che si... conduce la discussione, eccetera, però, ripeto, con questa idea della terzietà, con questa idea che non si devono portare contenuti, si lascia parlare. Metaplan no. Tu comunque guidi e dirigi la discussione, quindi in certi casi dai tempi. Scusami. 30 secondi. Sì. Si sono sentite troncate. Come facciamo a facilitare, a evitare che lo vivano come... Ecco, devi tenere un equilibrio tra queste due cose. Avete visto, io ce le avevo 4 cartoncini, però ancora vi ho chiesto, c'è qualche altro punto di vista? Ma lo chiedi una volta rapido, non stai lì, no? È molto, il ritmo della discussione è molto nel ritmo che riesci a dare come facilitatore. Quindi sono molto d'accordo che dobbiamo accogliere, ve l'ho detto come prima cosa, è molto importante far sì che le persone siano accolte col loro punto di vista, con quello che portano, però, no? O a volte hai la persona che, per quanto tu possa aver detto interventi brevi sul punto che stiamo discutendo, ti apre la discussione di 10 minuti o pretende di aprire una discussione di 10 minuti e di parlare di altre cose. Cosa fa in quel caso? Cosa fai in quel caso? Assolutamente, lo devi fare, devi riportare, ma perché te lo chiede il gruppo. Quante volte succede che c'è uno che parla e inizia a vedere la comunicazione non verbale degli altri che dicono basta, no? E tu chi devi salvaguardare? Il gruppo. Siete d'accordo? Metaplan e la visualizzazione in questo ti aiuta moltissimo, perché io ho sempre qua, io oggi ho fatto un po' una parete più sulle regole, qui di solito noi, poi magari ve ne faccio vedere qualcuno, abbiamo sempre un riquadro di questo tipo con gli obiettivi del workshop. 1, 2, 3, 4. Allora, quando una persona sta... Io ho capito, dico, guardi, è molto interessante, magari ne parliamo dopo perché abbiamo un momento in cui si parla di questo, oppure gli dico, guardi però, stiamo facendo tardi, il nostro obiettivo è questo, possiamo andare avanti, poi magari su questo torniamo, con garbo, con delicatezza, con l'esperienza, riesci a far passare questo, però tu non, no? Vai, ok? Dove eravamo, ok? La visualizzazione.
Se il facilitatore scrive, perde il gruppo, non ce la fa. Vedete l'importanza di avere due persone. Eh? Giulio è stato bravissimo, perché non è facile. Un assistente scrive quanto dettato dal moderatore. In questo Metaplan è molto rigido, noi lo siamo di meno. Cosa fanno loro? L'assistente, che loro chiamano la spalla del facilitatore, non scrive. È il moderatore che va e gli detta cosa deve scrivere. Piano, gli dice, ripete quello che sta dicendo la persona, però dice esattamente quello che vuole che sia scritto. Io vi dico, sarà che nei gruppi di lavoro nostri siamo sempre le stesse persone, no? Che fanno coppia, siamo talmente abituati a lavorare insieme che io scriverei la stessa cosa che scrive il collega che sta iniziando a scrivere, quindi anche per velocità, ok. A volte invece magari ho colto una cosa, o allora posso voler dire io che cosa si deve scrivere. Quindi però la dinamica è questa, le persone parlano, il facilitatore si avvicina e chiede piano, no, quello che vuole che sia scritto. Il moderatore colloca i cartoncini a parete, ok? Quando ha finito li rilegge, è chiuso e si va avanti. Via. Quando ci sono 6-8 argomenti sul poster, poi ti do la parola Ilaria, rileggere i cartoncini a voce alta per fissare. A volte una cosa che io faccio è quello di sottolineare qualche cosa, ok? Differenza tra, allora, se vuoi stressare qualcosa che è stato detto di più, ok, lo puoi sottolineare, difficile realizzarli quando lo stai ripetendo, punti su alcune cose che vuoi sottolineare in maniera più forte, tracciare delle linee, ok, gli fai dei riquadri, se sono temi simili crei dei piccoli cluster, e è chiuso. Ilaria. A livello di visualizzazione, sì. Se io avessi avuto anche le due altre posizioni, sì, più e meno, sì. Li collochi qua, capito? Sì, dopo puoi tracciare le linee, però li collochi da una parte, fai due colonne, fai un po' più un lavoro di colonne. Può darsi quando li hai qui e qua, magari non li hai nel mezzo e quindi ti vengono due colonne qua, due colonne qui, oppure vi dico, è raro avere tutte e quattro le posizioni, magari ce li hai un po' spostate da una parte e dall'altra, quindi riesci. Sì. Angela. Per quanto riguarda le connessioni, sì. Quando hai riletto tutto quello che abbiamo, sì, detto, hai effettuato delle connessioni. Sì. Queste noi che ci troviamo magari a moderare, che dobbiamo fare, cioè, o è meglio evitare? Allora, tu devi, allora, delle cose che fa il moderatore sono, fare, si chiama parroting, no? Cioè rispecchiare quello che dice la persona. Non so se avete notato, ma quasi sempre voi avete detto una cosa e io ho cercato di ridirla. La ridico come voi l'avete detta o simile a come voi l'avete detta, no? Parafrasando. Dopodiché alla fine faccio sintesi e connetto le idee. Questa è una cosa che fai. Non porti un tuo contributo, però aiuti il gruppo a ragionare, a riflettere, a costruire un significato condiviso rispetto all'argomento di discussione. Quindi fai parroting, rispecchi quando le persone parlano, dopo colleghi e fai sintesi anche ricollegando alcune delle cose dette. Facilitare è faticoso, perché viaggi sempre su queste due dimensioni. Capire cosa stanno dicendo, gestire le dinamiche. Adesso è ovvio che siamo in un ambiente protetto di simulazione, ma a volte scattano conflitti, tu lo devi capire, lo devi vedere, perché magari una persona sta parlando, tu devi guardare gli altri e vedi qualcuno, come vi ho detto prima, che con la comunicazione non verbale sta già un po', è lì che salta sulla sedia perché non è d'accordo con quello che viene detto e tu non è che fai finta di nulla, dici vabbè, non l'ho visto. È chiaro che devi chiedere, devi dire: mi sembra che ci sia, vuol dire qualcosa, ci vuol portare il suo punto di vista, no? Devi far emergere le posizioni. Serena, sì. Scusa, volevo chiederti, fai solo parroting, quindi ricalchi il senso di quello che è stato detto, o anche proprio ricalco verbale, quindi utilizzando proprio, ripetendo proprio i suoi termini?
Allora, lì c'è anche un po' di personalizzazione, mi rendo conto. A me non piace molto. Ci sono dei facilitatori che parlano quanto parlano i partecipanti. Io lo trovo un po' pesante. Quindi fai una sintesi, insomma cogli quello parole, che c'è da cogliere. Ma puoi anche non farlo sempre, no? Cioè io sinceramente trovo un po' eccessivo, eppure vi dico, sono tecniche che usano facilitatori anche a livello italiano, c'è tutto anche un po' questo discorso della mimica, della gestualità, che a volte è molto costruita, ci sono tutte queste teorie su prendo quello che Giovanni mi sta dicendo, lo porto verso il gruppo. Io faccio un po' fatica, però ripeto, è una cosa personale. Io preferisco che le persone si muovano con la gestualità che hanno, no? Cioè lo trovo, a me è capitato di conoscere prima un allievo di un facilitatore italiano e vedevo questa gestualità, a me pareva molto costruita, però ripeto, sono punti di vista. E poi ho conosciuto il maestro, sono rimasta a bocca aperta, sembravano due cloni come si muovevano, fa un po' impressione, no? Però, ripeto, non è un giudizio di merito. Io penso che sia più importante essere ognuno, no? Con le proprie modalità. Quindi ti dico, rispecchio, ma neanche sempre in maniera... Perché alla fine diventa un po' noioso, è come se tu sentissi le cose sempre due volte. Se si accende, sì, se si accende un conflitto a due, diciamo così, in cui magari anche escono fuori le emozioni, come la gestisci questo... Ma sai, dipende che cosa stai facendo, stai raccogliendo punti di vista, devi arrivare a una soluzione, a un qualcosa di condiviso, dipende, no? Se io sto solo raccogliendo e il mio obiettivo è fare un'analisi di un ambito tematico, ok, metto un flash e scrivo gli altri punti di vista. Se invece, e quindi come dire, dalla fase di divergenza... No? La prima fase dei processi di decisione in gruppo è una fase di divergenza, ognuno dice le proprie idee. Le idee delle persone in un gruppo non camminano come un trenino una dietro l'altra, ma divergono, sempre e comunque. Quindi tu hai tanti punti di vista, spesso hai una fase di caos nelle discussioni di gruppo. Vi è mai capitato che qualcuno a un certo punto non si rispettano più i turni parola, a un certo punto c'è un momento in cui tutti parlano uno sull'altro? Quella è la fase che noi chiamiamo la fase del caos, ma è una fase importante, produttiva, naturale, fisiologica dei processi di discussione in gruppo. Tu lì devi fare delle cose diverse, devi provare a far tornare, no, un po' i turni parola, ristabilire delle regole nel gruppo e condurre il gruppo verso divergenza, verso convergenza, perdonatemi. Quindi fase divergente, tanti punti di vista, fase di caos, c'è sempre qualcuno che alza la mano e dice ma che cosa stiamo discutendo? Ma c'è anche qualcuno del gruppo a volte che si ribella, no? Un po' in queste fasi, e tu lì devi capire dove trovi terreno fertile, quello che dicevamo prima, dove trovi terreno comune su cui far convergere la discussione delle persone, no? Mi pare di capire che Fabrizio abbia detto questo, però Giovanni ha riportato cosa vi sembra se, e devi stare attenta perché lo devi fare al momento giusto. Se il gruppo ancora non ha trovato un terreno comune, lo stai facendo troppo in fretta, ti dicono no, non siamo d'accordo, e riparte, no, la discussione. Quindi devi riuscire un po' a capire su quali ambiti si trova magari un accordo, si trova una convergenza. Sì, non Giovanni. Trovo. Quindi, diciamo, l'obiettivo di questa parte della tesi è quindi cominciare a sciogliere, sì, la discussione e aprirla. Entrare nel merito del tema. Tirare fuori, diciamo, la gamma più ampia di punti opinioni, di ma è necessario cominciare a polarizzarli? Non o... sei ancora nel cuore della discussione, infatti, centri dopo. Okay. Serve un po' per rompere il ghiaccio, per iniziare a sentire che punti di vista ci sono. Sì, cioè non c'è l'esigenza di stare lì a... No, veloce, 5 minuti, via, avanti. Ok? Bene. Allora, chi abbiamo adesso che viene? Melania? Melania, non fare finta di nulla. Allora. Ok.
scusate se ogni tanto facciamo questo cambio di scenario. Ok, ci siamo? Vedete tutti? O io? Bene, ve lo ricordate? Lo metto qua. Bene, allora. Ok? Andiamo avanti nella nostra discussione sui processi partecipativi. Vi faccio una domanda su cui vorrei che voi rifletteste. Allora, cosa intendiamo per processi partecipativi? Se io vi dico processi partecipativi, partecipazione, cosa vi viene in mente? Rifletteteci un attimo e poi iniziate a dare risposte. Perdonatemi, ma siamo stati un'ora ad allestire, ma i pin a parete non li avevamo messi. Allora, chi parte? Sì, iniziate. Io intanto perdonatemi che, perché poi eravamo di fretta e non abbiamo spruzzato la colla, vero Giulio? Ma abbiamo i pin. Sì, magari, non so, non ci riusciamo ad accoglierle nel primo cerchio. Riuscite a vedere? Vedete tutti? Bene. Allora, la domanda che vorrei, appunto, qui vorrei attivare la discussione. Salvina non vede molto bene, forse, ok? Benissimo, l'abbiamo reso un po' più centrale. Allora, la domanda è: cosa intendiamo per processi partecipativi? Se io dico processo partecipativo, partecipazione, cosa ci viene in mente? A me viene in mente che tutti hanno la possibilità di partecipare. Francesca, tutti hanno la possibilità di partecipare, ci dice Francesca. Sì. Angela. Su un argomento che ci sta a cuore, coinvolgere più persone. Quindi coinvolgere più persone su un argomento che ci sta a cuore. Sentiamo qualche altro punto di vista. Che carini, hai visto? Hanno rispetto per l'assistente alla facilitazione che è stata buttata a scrivere e quindi stanno zitti. I gruppi veri non fanno così, parlano con qualcuno. Benissimo. Giulio. Sono dei processi in cui 30 secondi si fa appello, si utilizza l'intelligenza collettiva per risolvere dei problemi o per apportare ricchezza. C'è Ilaria e poi sentiamo Daniele. Ilaria, visto che ha il microfono, facciamo parlare. Per me è proprio l'importanza del processo. Attivare per risolvere problemi. Scusate, abbiamo un problema tecnico in regia. Cioè, nei processi partecipativi il punto di luce, l'importanza, il focus va proprio sul processo, non tanto sul risultato, ma sul processo. La cosa importante è il processo. È importante il processo, non tanto il focus è sul processo, non tanto sui risultati. Questo ci dice Ilaria. Quindi Ilaria dice il focus, l'importanza è sul processo. Poi ci sono anche i risultati, non tanto sui risultati. Certo,
importanti, però poi discutiamo di questo. Per me il processo partecipativo è uno stimolo a cercare risposte a cui non avevamo mai pensato prima. Cercare risposte a cui non avevamo pensato. E c'era Angelo che voleva, Daniele che voleva dirci qualcosa. Direi che nel processo partecipativo le decisioni vengono prese dal basso e non dall'alto. Quindi un altro punto di vista importante, le decisioni vengono prese dal basso. Che tutti possano sentirsi accolti. Tutti possono punto di vista. Bene. Allora, proviamo. Giovanni. E secondo me è importante per la ricchezza della messa in condivisione di esperienze, punti di vista e competenze differenti. L'aiutiamo. L'importanza nella, nella condivisione di punti di vista. Quindi la diversità e ricchezza, questo è un po'. Aspetta che scrivo. No, se io mi decido per fare un processo partecipativo è perché sto cercando, secondo me, alla fine una decisione migliore, cioè al netto di tutto questo. Quindi, cioè, decisione migliore. Cioè... Decisioni migliori, ci dice Giovanni. Poi sono peggiori. Allora, vediamo che cosa è emerso finora. Vediamo se riusciamo. C'è qualche altro punto di vista? Volete dire? Sì. Secondo me il processo partecipativo è la cosa che a me interessa, o perlomeno secondo me è importante, è che è un po' come i puzzle, si entra a tassello in un processo partecipativo e poi si esce in immagine. È come un puzzle. Sia per quanto riguarda un progetto fisico, magari dove una persona parte con un'idea, sia proprio per la condivisione di competenze che diceva prima. E si esce puzzle. Non si esce pazzi. No, si esce anche un po' pazzi a volte. Meno i partecipanti, vero? Più noi. Allora, interessante anche questo che ci dice, come un puzzle, si entra a tassello e si esce puzzle. No, si entra a tassello e si esce immagine. Vabbè, Melania, scusa. Sono stata io, vero? Ho dettato male, vedi che non sono abituata a dettare. Bene. Allora, sono emerse già diverse cose, le rivediamo. Vediamo se ci sono connessioni, se vogliamo aggregare, aggiungere. Tutti hanno possibilità di partecipare, quindi c'è un po' questo accento sul tutti. Tutti possono sentirsi accolti, lo vediamo vicino, vero? Ci sta dicendo qualche cosa sul fatto che i processi partecipativi coinvolgono e coinvolgono tutti gli attori che potenzialmente sono interessati a un tema, questo un po' vogliamo dire. E quindi, ancora, c'è un aspetto che stiamo trattando sul risultato, c'è un aspetto sul processo, il focus sul processo, non tanto sul risultato. Quindi, cosa ci dice questo? Cosa vogliamo dire con questo? Che diamo importanza al gruppo, a tutti, al fatto che le persone si sentano accolte, al fatto che vogliamo appunto mettere l'accento sul processo. Qualcuno però ci dice anche sì, però si può arrivare a decisioni migliori, quindi stiamo più qui ragionando in termini di risultato forse.
cerchiamo risposte a cui non avevamo pensato. Quindi qui stiamo un po' invece dicendo, è importante anche, pensiamo che attivare processi partecipativi sia importante per il processo, ma anche perché la decisione che viene fuori può essere migliore di quelle che da soli avremmo potuto ipotizzare. Perché? Perché la diversità di punti di vista è ricchezza. Scusami, quest'ultima non poteva stare anche con i primi? Sì. Sì, dipende cosa vogliamo mettere in evidenza, la diversità. Bene. Le decisioni vengono prese dal basso, cosa vi sembra? Più dipende se vogliamo dire le decisioni vengono prese dal basso, i processi decisionali possono essere top down, bottom up o una via di mezzo, eh? Nell'approccio partecipativo si fa un mix, nel senso che io sostengo che chi deve decidere è giusto che continui a decidere. Io non sono per dire che decidiamo tutti. La democrazia rappresentativa, abbiamo eletto delle persone. Se parliamo di politiche pubbliche, è importante che ci sia la responsabilità nelle decisioni dove deve stare. Siete d'accordo? Poi potremo aprire una discussione su questo. Dopodiché io dico sempre, tu puoi, sei stato eletto, puoi decidere. Se decidi da solo in una stanza, se decidi con i tuoi consulenti e fai calare le decisioni sulle persone, sulle comunità, oppure se decidi insieme alle comunità. È una questione di processo. Però le decisioni sulle politiche pubbliche non le prendono i cittadini. Non vorrei su questo darvi un punto di vista un po'... Io la penso così. Quindi, sì, sì. Sì. Che quello privato, come è il mio caso, sì, è comunque importante avere qualcuno che prenda la decisione, a prescindere che siamo nel pubblico piuttosto che nel privato. Che abbia la responsabilità delle decisioni. Perché non è detto che il processo partecipativo, gestito appunto senza un elemento decisionale, porta alle decisioni migliori. Non è neanche detto questo, è un processo partecipativo. Per arrivare alla decisione migliore è un'altra cosa, insomma, è uno step che va analizzato successivamente. È un momento di condivisione che porta, che dovrebbe portare a un risultato. Però per esserci un risultato è importante individuare i tempi e gli obiettivi per arrivare a quello. Secondo me. Possiamo anche aggiungere questo, o anche in un'altra idea, è importante individuare tempi e obiettivi per arrivare alla decisione. Quindi le decisioni vengono prese dal basso, possiamo vedere più l'aspetto della decisione e quindi metterlo qua, no? Cioè il processo decisionale in questo modo fa sì che si cerchino risposte altre, non quella che vedo io, non quella che vede Giulio, ma magari quello che vede un'altra persona, che forse le decisioni sono migliori rispetto a quelle prese in una stanza senza ascoltare i punti di vista di altri attori e che vengono prese dal basso. Quindi qui siamo più su un aspetto appunto della decisione e quindi in qualche modo, mentre qui stiamo stressando il processo, qui stressiamo il risultato del processo. Coinvolgere più persone su un argomento che ci sta a cuore, no? Possiamo sempre... forse metterlo in quest'area, attivare intelligenza collettiva per risolvere problemi, no? Sta un po'... Quindi è come dire le decisioni vengono prese dal basso, quindi attiviamo l'intelligenza di tutti per prendere decisioni. Prego. Sì, io non vorrei aprire un dibattito sul discorso del chi prende le decisioni, però mi sembra... cioè, premesso che la penso come te... e quindi probabilmente c'è chi deve prendersi una responsabilità, però sarebbe interessante parlare del fatto che una decisione presa dal basso e quindi presa collettivamente in qualche modo possa diventare una responsabilità per tutti, per la collettività, e quindi non tirarsi fuori, no? La decisione è stata presa da quella persona, quindi io in qualche modo di tutta la collettività. Non mi sento coinvolto e in qualche modo potrei anche remare contro, invece avendola presa in qualche modo collettivamente la responsabilità un po' è anche mia.
Sono molto d'accordo, sono molto d'accordo, perché crediamo nell'approccio partecipativo, perché pensiamo che ci sia corresponsabilizzazione, no? Uno dei punti di forza, oltre a tuo, quello che avete detto per me, è anche questo, quello che tu dici, che è corresponsabilizzazione in ruoli diversi degli attori differenti. Però non funziona più come era un tempo. Scusate se ovviamente io sto sempre tra un momento di workshop e un momento anche più di confronto, anche più di scambio, no? Di apprendimento per tutti. E, un tempo, io ricordo i primi strumenti di partecipazione con cui ho lavorato erano le Agende 21, stiamo parlando di tanti anni fa, è un bellissimo strumento, l'Agenda 21, che vuole, attraverso un processo partecipativo, stava nell'agenda di Rio del 92 forse, insomma stiamo parlando di tanto tempo fa, e, attraverso la partecipazione vuole che un territorio costruisca il proprio sviluppo sostenibile, quindi sviluppo sostenibile è fatto dalle tre dimensioni in equilibrio, economia, società e ambiente, attraverso la partecipazione. E è chiaro che, no, lì spesso i processi, forse erano anche i primi così importanti in Italia, diventavano un po' la lista dei sogni, no, da consegnare all'amministrazione. Non funziona così. Una cosa su cui noi battevamo molto era proprio questa. Se io sono un'associazione ambientalista o se sono un semplice cittadino, posso fare moltissimo per lo sviluppo sostenibile di un territorio, no? Allora, condividiamo il processo partecipativo. Serviva per costruire un piano di azione, no? Un piano d'azione per la sostenibilità di un territorio. Dopodiché, però, ognuno nel proprio ruolo, nella propria responsabilità, va verso gli obiettivi condivisi. Troppo facile, no? Dire questo è quello che vogliamo per questo territorio. Lista della spesa all'amministrazione o al sindaco di turno. Non funziona. Quindi sono pienamente d'accordo su questo che dice Daniele, molto importante. No, volevo puntualizzare il discorso delle decisioni migliori, cioè non era nel senso che alla fine hai la certezza di aver preso la decisione migliore, ma era nel senso che all'inizio hai la certezza che stai facendo questo sperando di ottenere la decisione migliore, cioè tu fai il processo partecipativo nella convinzione più che certezza, sì, che sono due cose un po' diverse, che ti aiuti verso la decisione migliore. Poi è evidente che non sarà così, perché sennò saremmo stupidi a non farlo sempre, comunque, dovunque. Bene, c'è qualche altro aspetto? Ecco, una cosa che vorrei sottolineare che è emersa, è importante individuare tempi e obiettivi per la decisione. Io vorrei che venisse fuori, ragioniamoci, che i processi partecipativi sono processi strutturati. La partecipazione non è assemblearismo, eh? E invece io non so, da voi, da noi ancora, ci sono giunte che parlano tanto, perché poi la partecipazione è un po' di moda, no? Purtroppo, dico io, e quindi si scrive tanto, si parla tanto e si fa a volte poco di ben fatto e di concreto. Allora, il rischio è che una nuova giunta dica facciamo partecipazione, dobbiamo fare parte delle politiche partecipate e tutto poi si risolve in quattro assemblee di quartiere, ma non è questo. Sì, Giulio. Tornando prima al processo decisionale, che è un po'... Se è vero che la responsabilità sta anche nelle persone che fanno parte del processo decisionale poi di portare avanti, credo che sia anche responsabilità di chi deve prendere le decisioni partecipare al processo partecipativo, cioè non aspettare che ti arriva la lista della spesa e poi dire questo d'accordo. E questo. Quindi certo. Se è vero che poi lui prende la decisione, è vero che la sua decisione matura all'interno di un percorso comune che fa pensare che la decisione sia in qualche modo una decisione maturata insieme agli altri. Su questo vogliamo aggiungere qualcosa? Siamo d'accordo con quello che dice Giulio? E anche in questo io vi potrei portare, ripeto, sto un po' da una parte un po' dall'altra, tanti casi, da poco mi è successo, insomma, percorso partecipativo importante a Cagliari e abbiamo sentito, non lo gestivamo noi, e abbiamo sentito insomma un assessore che diceva all'inizio di un host, adesso io vado via perché voi dovete essere liberi di lavorare, di prendere le decisioni, eccetera. Un open space che abbiamo gestito noi col Comune di Cagliari anni fa,
350 persone, i due assessori comunale e provinciale sono rimasti fino a sera, cioè hanno chiuso il cerchio finale. Ma scherziamo? Però vedete come a volte anche noi consulenti non abbiamo un punto di vista condiviso. A me piace parlare con voi di questo perché mi trovo, no, con queste cose. Io sono molto d'accordo che chi porta avanti in un processo partecipativo e che è il responsabile di quella politica pubblica e quindi deve essere il garante di quel processo partecipativo, perché tu hai messo una posta in gioco. Sei d'accordo? Quando tu attivi un processo partecipativo stai mettendo una posta in gioco. Può essere qualsiasi cosa: l'analisi di un contesto territoriale, una pianificazione strategica, una decisione su un pezzo di bilancio da spendere in maniera partecipata, quello che sia. No? Lo stai mettendo sul tavolo e stai dicendo: io vorrei che questa decisione fosse presa col coinvolgimento di tutti. È chiaro che ci devi essere, devi portare il tuo contributo perché sei un portatore di interesse. Come? Però Sanella, scusami, altre volte in altre circostanze, sempre di formazione, sì, su questo tipo di strumenti, ci avevano detto che non è conveniente che in un host ci sia l'amministratore. Forse dipende anche dalla qualità dell'organizzazione, perché si diceva spesso può capitare che proprio perché c'è l'amministratore scatti il dialogo. Dipende, no? Anch'io vi dico, a me è successo un piano della sosta che ho facilitato, ho detto in tutti i modi al sindaco è importante, no, la presenza, però non dovete entrare in una dialettica di botta e risposta, no? Dove dirlo, questo lo dico molto ai committenti, attenzione, nei processi partecipativi ci si fa anche un po' male. Cosa vuol dire che ci si fa anche un po' male? Che se si fa un'analisi SWOT di un determinato ambito di politica, verranno fuori le criticità, e le criticità saranno in capo a qualcuno. È chiaro che non saranno solo in capo all'amministrazione, saranno in capo un po' a tutti. Bisogna avere un approccio aperto, disponibile a mettersi in discussione. Se questo c'è, si lavora bene e tutti si entra nell'ottica di dire: sono qua perché, se anche ci sono delle criticità, ho la volontà di cercare di migliorarle, no? Mi metto in discussione e questo si può migliorare. Io la penso così. Poi, per carità, ci possono essere dei casi in cui dici: magari se devo lavorare con un gruppo di non so, di persone che hanno bisogno di tirar fuori i problemi, eccetera, eccetera, e decido che non ci deve essere una sorta di controparte. Però io penso che invece la ricchezza dei processi partecipativi sia la capacità di far dialogare attori diversi che la pensano in maniera diversa e che possono avere anche posizioni di scontro, no? Di punti di vista molto differenti. Però ripeto, anche in questo, anch'io vi ho portato un caso in cui i consulenti hanno detto al sindaco: lei apre i lavori, io all'assessore, lei apre i lavori e poi va via. Io non lo penso così. E in quel caso il gruppo si è ribellato a un certo punto, perché ha detto: ma scusate, ma noi che cosa stiamo a fare qua? Stiamo giocando? Che non ci sono anche, come dire, le persone che sono in grado di lavorare insieme a noi per dire: andiamo in una direzione. Voglio dire, quando tu attivi un processo partecipativo, non sempre hai la posta in gioco a 360 gradi, no? Stai mettendo sul tavolo un pezzo della decisione. Allora è importantissimo che ci sia lì chi può dire: guardate, su questo non si può fare, perché 1, 2, 3, piuttosto che sì, lo può fare a posteriori, quando arriva la lista della spesa. Ilaria? Sì, perdono. Poi ripeto, io esco dalla facilitazione, entro nel confronto sulle tematiche. L'esempio molto forte è che i ragazzi delle scuole superiori ci hanno chiesto, sì, quest'inverno di fare un host a scuola durante un loro, sì, assemblea. E il fatto che ci fosse l'assessore, Cegli Futura, comunque, come i bisogni di questi ragazzi legati chiaramente al territorio. E il fatto che ci fosse un assessore presente dall'inizio alla fine, che si è fatto, andava un quarto d'ora per ogni tavolo, sì, si è fatto il giro di tutti i tavoli di discussione, è stato molto importante. E il fatto che lui abbia chiuso e che durante i tavoli di discussione dicesse: ragazzi, quello che dite è molto bello, però su questa cosa o stiamo già lavorando, quindi ci interessano le vostre idee, o si è già attivato qualcosa, oppure su questo mi dispiace, non...
ha aiutato la discussione a essere molto più proficua, a essere molto più veloce, a andare molto più avanti, e per loro è stato un segnale fortissimo che quello che stavano dicendo era importante ed era preso in considerazione da chi poi doveva prendere le decisioni e attuare quello che loro chiedevano, no? Quindi se non ci fosse stato non avrebbe avuto la stessa potenza. Io sono molto d'accordo su questo. Poi vi voglio anche dire, ogni processo partecipativo è una realtà a sé. Quindi io non escludo che ci può essere un caso in cui tu dici ho bisogno di ascoltare perché sai che c'è molto conflitto, perché sai che se per la prima volta li metti tutti insieme magari no, non funziona e quindi vuoi andare un po' per gradi, dici prima faccio ascolto, faccio calmare un po' gli spiriti e poi includo altri attori. Io non lo escludo, ripeto, veramente non c'è una norma, no? È una scienza poco esatta, ognuno nell'esperienza si è fatto un po' un'idea e quando fa l'analisi di quello che vuole il committente deve capire anche queste cose. In linea generale io vi dico, per me è fondamentale, io ancora ricordo in Sardegna di un bellissimo percorso che abbiamo fatto nel 2005-2006, progettazione integrata, era lo strumento, usavamo PCM GOP, quindi una metodologia di progettazione partecipata. L'allora assessore alla programmazione, che oggi è il presidente della giunta in Sardegna, ha partecipato a tutti i forum che abbiamo fatto provincia per provincia, lavorava in un gruppo come gli altri, seduto a portare il suo contributo, a costruire l'albero dei problemi, l'albero degli obiettivi, le strategie di azione. E la gente restava sbalordita perché capiva quanto c'era reale investimento, quanto realmente si credeva che attraverso questo lavoro di attivazione di intelligenza collettiva si potesse arrivare a fare dei progetti migliori, realmente rispondenti alle esigenze dei territori. Ma lui era presente in ogni gruppo, quindi la penso così. Sì, scusami poi. No, altresì c'è successo che nel facilitare un work café con dei politici, quando al tavolo dove c'erano i politici, le persone parlavano direttamente al politico, non sviluppando le domande del work café, parlavano della loro associazione, di quello che facevano, e quindi. No, questo può essere invece anche io ho delle esperienze così, ripeto, io a un certo punto ho provato a dire a questo sindaco che forse era meglio che non venisse perché non usciva dalla sua dinamica consolidata che se il cittadino alza la mano e protesta lui deve ribattere, no? Non funziona. Capito Giovanni, no? Quindi però... Insomma, io ci provavo una volta, due volte, terza. Sì, gli dovresti dire non venga, oppure venga, apra e poi vada via. Nemmeno efficace, no? Nemmeno efficace. Infatti, quello che volevo portare come esperienza, a me è capitato ovviamente in un contesto diverso, però mi è capitato e a volte si sono raccolti degli ottimi risultati, che la mappa partecipativa veniva effettuata dalle persone che conoscevano il tema. E il dirigente o come vogliamo chiamarlo la persona capace è in grado di decidere è arrivata successivamente, quindi quando la mappa partecipativa era stata messa sul metaplan e quindi per motivi di tempo chiaramente, quindi è arrivato nella parte finale e lì sono state illustrate tutte le nostre idee e quindi non le ha vissute di persona, però le abbiamo condivise in un momento successivo. Va bene, quindi, anche questo, no? A volte non si ha la disponibilità di una persona a stare, quindi va bene. Ripeto, ogni volta no, è un percorso diverso, a volte tu puoi farlo senza di loro e poi presentare i risultati e poi in un altro incontro magari averli. Percorsi sono diversi. Bene, allora, ripeto, usciamo sempre un po' dalla simulazione di facilitazione perché per me è un momento comunque no, formativo di scambio importante su queste tematiche. Ho voluto usare queste tematiche perché è il vostro tema di percorso formativo e quindi mi perdonerete se ogni tanto esco
Allora, rivediamo che cosa abbiamo detto. Quindi c'è un'area, un po' un cluster, se vogliamo anche clusterizzare e dare dei titoli, la cosa che possiamo fare è rileggerli e vedere se ci sono degli ambiti un po' omogenei. Tutti hanno la possibilità di partecipare, tutti possono sentirsi accolti, condivisione di diversità come ricchezza, coinvolgere più persone su un argomento che ci sta a cuore. Quindi come possiamo chiamare quest'area di discussione? Mette un po' avete voluto mettere l'evidenza su? Dare voce a tutti. Dare voce a tutti. Può essere? Sì. Dare voce a tutti. Melania è passata nel ruolo di fotografo, non abbiamo i cerchi, li scriviamo nei rettangoli, magari usa un altro colore, dare voce a tutti. Allora, abbiamo un primo cluster che abbiamo chiamato dare voce a tutti. Il focus va sul processo, non tanto sul risultato. È importante individuare tempi e obiettivi per la decisione. Processi, Che è strutturato. Possiamo chiamare processi strutturati? Esco un po', non riesco a non portare contenuto in questa situazione. Ok, quindi stiamo dicendo che i processi partecipativi sono processi strutturati. Ben venga che si dà voce a tutti, però non assemblearismo. Ok. Ancora, vediamo. È come un puzzle, si entra a tassello, si esce immagine. Qui c'è un bel... è sempre una cosa legata al processo... ma al processo di costruzione condivisa, come lo possiamo chiamare? Sì, da uno a... vogliamo chiamare così? Poi abbiamo un'area più invece legata all'output, non so, a quello che viene fuori, alla decisione, al prodotto, se vogliamo. Quindi, dall'individuo al collettivo. Cercare risposte a cui non avevamo pensato, decisioni migliori, coinvolgimento sperando in decisioni migliori, le decisioni vengono prese dal basso, attivare intelligenza collettiva per risolvere problemi. Insomma, questo io lo vedo anche... Siete d'accordo? Qui è più forse stressato questo aspetto del costruire insieme. Allora, ditemi voi come chiamereste quest'area che abbiamo individuato? Risultato? Qualità del risultato. Siamo d'accordo? L'accento. Sì, enfatizzare. Non si dice in italiano, però ogni tanto usiamo... Perché si usa in inglese? No, non lo so, io non sono particolarmente fluently nel mio inglese, quindi non ho questa immediata passaggio dal... Ok, sì, enfatizzato in italiano direi che è più corretto. È più energico. Sì, che vogliamo mettere l'accento lì, potremmo dire così. Quindi abbiamo individuato dare voce a tutti, processi strutturati, qualità del risultato, vanno molto bene insieme queste cose, va bene, no? Noi pensiamo che sia molto importante far parlare tutti, includere, però non per fare chiacchiera, in processi strutturati perché vogliamo anche dare qualità al risultato passando da un punto di vista individuale a un punto di vista collettivo.
Cosa ci rimane? Decisioni prese dal basso, responsabilità della collettività? Forse può essere qui. Anche questo. Sì, 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 sì. Sì, mi convince, mi piace, eh? Che dite? Quindi stiamo dicendo che invece qua diciamo un po' questo della responsabilità condivisa, come lo vogliamo chiamare? Ci piace responsabilità condivisa. Bene, quindi abbiamo un ultimo cluster che abbiamo chiamato responsabilità condivisa. Bene. Ci applaudiamo. Siete soddisfatti del risultato? Bene, bene. Grazie. Io vorrei solo sottolineare che vedete che ogni tanto esco dal ruolo di facilitatore per andare su quello del formatore, però siamo in una condizione in cui mi piace confrontarmi con voi su questi temi, quindi non riesco a non dire la mia e a portare un contributo. Voi... È un meta-meta-meta. Sì, sì, vabbè, è naturale che sia così, no? Bene, andiamo avanti? Quando volete fare una pausa, voi ditemi, eh? Che ore abbiamo fatto? Mezzogiorno. È mezzogiorno. Così organizziamo un attimo il pranzo anche, per chi vuole rimanere. E quindi è meglio fare una breve pausa? Sì. Bene, 10 minuti? Bene. Allora, vabbè, sapete, no, forse qualcuno di nuovo, se volete, dove mangiamo? Dove, come fate di solito? Sì, se vuole anche Angela. Poi tanto oggi sperimenterete tutti. Bene. Allora, continuiamo col nostro percorso di discussione e vi dico nuovamente i temi che io ho preso. Non sono tanto un percorso logico come sarebbe in un workshop su un tema, però sono una serie di domande che riguardano argomenti che ci stanno a cuore, su cui stiamo lavorando. Quindi sottolineo, perdonatemi se ogni tanto esco dal ruolo di facilitatore per entrare in quello invece più di formatore, di confronto tra voi, o porto anche del mio, cosa che non farei, no? Nel facilitando un gruppo e basta. Allora, un'altra domanda di discussione è questa. Io vi chiedo, quali criticità rileviamo nei gruppi di lavoro, io ho messo tra virgolette tradizionali, non voglio dire non facilitati, no? Però nei gruppi di lavoro, poi dico gruppi di lavoro, potete pensare a una riunione con dei colleghi, una riunione di un progetto, piuttosto che una riunione di organizzazione dentro una vostra realtà, l'associazione, un momento di gruppo, di confronto, anche una riunione condominiale, quello che volete, quello che vi viene più facile. Io ti dico che spesso ci penso che mi piacerebbe provare. Che io sappia no, che io conosca no. Ma invece secondo me forse si eviterebbero casi estremi, no? Ogni tanto ci sono conseguenze pesanti, si sentono. Allora, la domanda su cui vi invito a riflettere, a portare un contributo, a discutere è questa. Quali criticità rileviamo nei gruppi di lavoro tradizionali? Di criticità di comunicazione, nel senso che la parola di tutti, delle persone che partecipano, non ha lo stesso peso. La parola delle persone non ha lo stesso peso. Giulio dice la parola delle persone non ha lo stesso peso. Daniele. Vai bene, veloce, brava. Dire polarizzazione su delle posizioni, quindi un contrasto.
Diamo il tempo ad Angela di entrare nella parte di assistente alla facilitazione. Daniele ci dice polarizzazione delle posizioni in contrasto. Bene. Polarizzazione su posizioni di contrasto, puoi anche cancellare appena. Allora, la parola delle persone non ha lo stesso peso. Ancora un altro contributo, polarizzazione su posizioni di contrasto, in contrasto. La prevaricazione di chi ha una posizione o di talento, di attitudine o di comunicazione più alta rispetto ad altri. Prevaricazioni delle posizioni, possiamo mettere tra virgolette, più alte, che abbiamo capito, lui ha fatto diversi esempi, a volte in organizzazione può essere gerarchica, a volte nel territorio può essere ruoli differenti, prevaricazione delle posizioni più alte. Bene. Abbassamento delle energie e anche una certa, un certo stato di depressione alla fine di certi incontri. Quindi dispersione di energie, hai usato un altro termine? Dispersione di energie e hai usato sconforto, sconforto finale. Frustrazione. Vedete che a volte, l'ho fatto solo una volta, in realtà qua aggiungiamo argomenti, gli argomenti si aggiungono sugli ovali, uso il tempo così, gli argomenti si aggiungono sugli ovali, non necessariamente quando c'è conflitto, ma magari c'è una discussione, uno ha dato un'idea, l'altro ha aggiunto delle altre idee. Quindi dispersione di energie e sconforto finale, frustrazione. Ancora. Poca capacità di ascolto. Poca capacità di ascolto, ci dicono. Siete d'accordo su questo? Siamo abituati ad ascoltare? A parlare. C'è un detto, no, che dice che abbiamo una lingua sola e due orecchie, perché dovremo parlare di meno e ascoltare di più. Allora, un modo sbagliato di comunicare il proprio pensiero, che a volte può essere arrogante oppure... voglio portare questo contributo, forse proviamo a usare un altro aggettivo piuttosto che sbagliato, perché sbagliato è un po' soggettivo, possiamo usare a volte disfunzionale? Certo. Alla comunicazione, sì, oppure diciamo sbagliato e facciamo degli esempi, no? Un modo sbagliato di comunicare, di porsi, sì. Facciamo degli esempi, sì, ha detto a volte arroganza. Che può creare chiusura nell'altro. No, quindi quasi disfunzionale a una comunicazione efficace. Aggressivo, sì, a volte. No, va bene, va benissimo. Ok, quindi un altro punto di vista, un modo sbagliato di porsi, esempio arroganza, aggressione. Ancora? È un impasse nel conflitto, cioè si rimane incastrati nel conflitto e non se ne esce più. Conflitto. Adoro la colla, dopo la usiamo. Poi vedete la differenza di questo strumento magico. Conflitto. Sì, poi assenza di argini, nel senso che mentre il rapporto facilitato a un certo punto c'è qualcuno che se c'è una deviazione, la blocca. Assenza di argini. No, cioè si prende una tangente e nessuno poi la ferma. Quindi Giovanni dice assenza di argini quando si prende la tangente. Quando si prende la tangente. Si può aggiungere l'assenza di regole? Sì. Sì, quindi assenza di argini quando si prende la tangente, ancora assenza di regole. E a me mi ha bruciato Ilaria.
un pensiero, non importa, aggiungi argomenti. Perché per me era l'assenza di organizzazione anche. Ok, sia... scriviamo anche questo, assenza di regole, aggiungiamo di organizzazione. Hai chilometri tu, eh? Eh? Fanno i chilometri. Ogni tanto lo penso che vorrei avere un contachilometri e vedere un workshop di 4 ore quanto cammino. E assenza di regole e l'aggiunta era di organizzazione. Di organizzazione, sì. Avendo anche 3 figlie, non faccio non ho il tempo per fare anche palestra, quindi ognuno si arrangia come può. Faccio ginnastica così. Bene. Allora, ancora. Tempi estenuanti. Tempi estenuanti. Tempi estenuanti. E perdita di tempo. Sì. Sì, ed è legato per me alle decisioni, che poi alla fine prendono le decisioni chi resiste fino in fondo alle 5 ore di assemblea. Prende le decisioni chi resiste fino in fondo. Aggiungiamolo, questo è carino, decisioni per sfinimento. Poca attenzione al coinvolgimento di tutti. Perdono, stiamo facilitando. Ridillo, Francesca, così. Poca attenzione al coinvolgimento di tutti. Poca attenzione al coinvolgimento di tutti. Quindi, ancora, abbiamo detto prima, tempi estenuanti, perdita di tempo, si prende le decisioni chi resiste fino in fondo per sfinimento. Anche i PIN non sono mai sufficienti, vedete? Giulio capisce tante cose delle mie seccature dei giorni scorsi. Poca attenzione al coinvolgimento di tutti. In continuità con assenza di regole e organizzazione, secondo me questo favorisce il fatto che emergano più le emozioni e non si resta sugli obiettivi del perché ci si è incontrati. Sul Dreamland, meno sulla realtà del consenso. Emergono le emozioni e non si sta sugli obiettivi. Sugli obiettivi. Su questo volete aggiungere qualcosa? Aprite discussione, aprite discussione. Sì, sì, proseguite su questo, stiamo su questo. Quindi abbiamo detto, emergono le emozioni e non si sta sugli obiettivi. C'è più la pancia. Mi viene da dire. Ok, bene. Però io allo stesso tempo ho partecipato a tante riunioni dove eravamo focalizzate sugli obiettivi e non c'era spazio per le emozioni. Allo stesso tempo, no? Cioè, a volte si sta sugli obiettivi e non c'è spazio per le emozioni. Anche questo non è positivo, no? Vuoi dire questo, Melania? Solo un attimo che diamo... Poca attenzione e... al coinvolgimento di tutti, sì. Cioè, non sapevo come esprimerlo, ma c'è proprio i non detti, quando uno cioè, non coglie l'occasione per dire la propria, però rimane come una cosa, come dire, che fantasma, sì, che magari viene fuori magari in una maniera, come dire, più forte. Come dire, però lo possiamo tradurre, un po' il rischio dei non detti? Sì, il rischio dei non detti, sì. Sì, che poi cova, no? Cova dietro le quinte. E qui aggiungerei una volta però. Come dire, non è che ci sia conflitto su queste due posizioni che avete fatto emergere. Come dire, mi sembra che vogliate dire... l'attenzione, l'importanza che ci sia spazio per tutte e due, per le emozioni e per la concretezza, giusto? È questo un po' che volete dire, cioè attenzione che anche stare solo troppo concentrati sul risultato e invece qui... Cosa vi aggiungo? Quella freccina? Allora, quello è un flash,
Il flash è questo, no? Noi lo chiamiamo flash, lo mettiamo tutte le volte che ci sembra che qualcuno abbia detto una cosa e qualcun altro dice sì, ma, no? Cioè, non è che ci sia proprio conflitto in questo caso, no? Però lei ha detto sì, però attenzione, no? Come dire, non sono d'accordo, va bene, però attenzione non, che non ci sia l'opposto, no? Emergono le emozioni, non si sta sugli obiettivi, dice, però a volte, no? Si sta troppo sul risultato e ci si massacra, no? Cioè c'è molto conflitto e non si sta attenti anche a risolvere questo, eh? Ancora, allora, cosa abbiamo detto? C'è qualche altro punto di vista? Vai Daniele. Non so come dirlo, però il fatto di non capire bene l'argomento di cui si sta discutendo, sì? E quindi scontrarsi su due posizioni diverse, ma non è chiaro l'argomento. Non avere, cioè, non trovare un confronto, non riuscire a confrontarsi perché si parla di due cose diverse. Non è chiaro l'argomento e quindi ci si. Quindi Daniele dice a volte non è chiaro l'argomento e ci si scontra sulle posizioni. Non c'è chiarezza. Quindi aggiungiamo, si parla di due cose diverse, non c'è chiarezza. Su questo volete aggiungere qualcosa? Il confronto è importante, come tu dicevi prima, abbiamo analizzato la discussione. Sì. È fondamentale chiarire qual è il tema della discussione. Certo. Secondo me è il, certo, è il punto di partenza. È fondamentale chiarire il tema della discussione, prendiamolo come ulteriore contributo su questo. Quindi, ok, siamo qua. Inconcludenza. Cosa vogliamo dire sull'inconcludenza? Che magari non si sa se ci sarà e quale sarà la restituzione. Inconcludenza. Non sappiamo se ci sarà e quale sarà la restituzione. Con quali esiti? Benissimo. Giulio. Lotte di potere che vanno al di là del contenuto. Sì. Quindi Giulio dice lotte di potere al di là. Vuoi riprendere? Lotte di potere al di là del contenuto. In conclusione, non sappiamo se ci sarà e come sarà il risultato. Giovanni, è bello perché andiamo un po' piano per dare il tempo. No, dicevo, difficoltà di avere feedback o fare valutazioni, nel senso che quando ho un processo strutturato poi posso tornarci e capire cosa ha funzionato e cosa no. Se è tutto complicato, cioè se è tutto così libero e caotico, non riesco poi nemmeno a tornarci sopra e capire perché è andata così. Oddio. Al buio sarà dura, eh? Voi che dite? Perché... Diciamo... Io vado avanti. Allora, Giovanni ci aiuta e ci ridice... Sì, dicevo, la difficoltà di avere feedback o di tornare sulla valutazione della riunione, insomma... La difficoltà di avere feedback... Perché se faccio una cosa caotica, non regolamentata, non posso nemmeno tornarci sopra e capire perché è andato in un modo, dove ho sbagliato, cosa è successo di non corretto, cosa potevo fare meglio... Difficoltà di avere feedback e di valutare i risultati, sì. Un po' possiamo tradurlo così. Sì, sì. È bello, questo effetto discoteca durante un workshop Metaplan non l'avevamo avuto mai. Ecco, ok, quindi difficoltà di avere feedback e di valutare i risultati. Allora, tradotto nel prossimo pannello, mancanza di moderatori. Li leggiamo velocemente. La parola delle persone non ha lo stesso peso. Polarizzazione su posizioni di contrasto,
poca capacità di ascolto, un modo sbagliato di porsi. Esempi: arroganza, aggressione, prevaricazione delle posizioni più alte, conflitto, poca attenzione al coinvolgimento di tutti, ok? Rischio dei non detti. Emergono le emozioni e non si sta sugli obiettivi, allo stesso tempo a volte si sta solo troppo sugli obiettivi, poca attenzione alla relazione, quindi qui siamo tra questi due. Dispersione di energie e sconforto finale, dispersione, frustrazione, assenza di argini, quando si prende la tangente, avete parlato di regole, di organizzazione, tempi estenuanti e perdita di tempo, prende le decisioni chi resiste fino in fondo per sfinimento. Ancora, non è chiaro l'argomento e quindi ci si scontra sulle posizioni, c'è un problema di chiarezza, eh? Non c'è chiarezza, si parla di cose diverse. È difficile creare un terreno comune se non c'è chiarezza e non ci si comprende. È fondamentale chiarire il tema delle discussioni. Ancora, in concludenza, non sappiamo se ci sarà e come ci sarà un risultato. Lotte di potere al di là del contenuto. Difficoltà di avere feedback e di valutare i risultati. Siamo soddisfatti? Vogliamo dire qualcos'altro? Daniele. Qualora ci fosse un risultato, ci sarebbe comunque un vincitore e un vinto. Quindi dei vinci, uno o due vincitori, sì, dei vincitori. Rischio di vincitori e vinti. Sì. E quindi sì. Allora. Ancora? C'è qualcos'altro? Rischio di vincitori e vinti. Bene? Bene? Su un modo sbagliato di porsi, espressione di arroganza, è un po' uno sfogo delle frustrazioni, di un senso di impotenza. Sfogo delle frustrazioni, senso di impotenza. Vi sembra che abbiamo fatto un'analisi esaustiva? C'è qualche altro elemento che vogliamo sottolineare? E più che adesso magari chiudere il workshop come ho fatto prima, i cluster, i titoli, l'avete già visto? Come si chiude questo tipo di domanda? Sfogo delle frustrazioni e del senso di impotenza, ci aggiunge. Ok? È vero che noi non lavoreremo più di tanto sulla facilitazione come contenuti, però io vorrei dirvi questo, che per me qui c'è una linea. Noi cosa stiamo dicendo? Io prima l'ho detto, potremmo scrivere non facilitati, giusto? Scrivere? No, nei gruppi non facilitati. Quindi noi siamo illusi, speriamo, ci auguriamo che la facilitazione agisca su tutto questo, eh? E la facilitazione agisce su tutto questo. E come agisce su tutto questo? Io traccio una linea qua, questi stanno molto bene a metà della linea, e scrivo qui, scrivo questa parola e qui scrivo questa parola. E qui si delinea il ruolo del facilitatore. Scusa, ma tu già in qualche modo avevi messo avendo in mente? Beh, ma perché stiamo facendo formazione, no? Su questo, quindi io quando vedevo, non li ho clusterizzati per tema come ho fatto qua, ma volevo vedere se emergesse questo, no? Che sono le due facce della facilitazione, del ruolo del facilitatore. Da una parte l'orientamento alla relazione. Cosa vuol dire? Cosa fa?
il facilitatore. Poi io su questo ho anche slide, però non mi sembra che apriamo la discussione così, è più, mi sembra più efficace. Capito? Quindi cerca di risolvere i conflitti, fa sì che le persone agiscano una comunicazione assertiva. Che cos'è una comunicazione assertiva? È una comunicazione in cui io dico: io sono alla pari con te, no? Siamo tutti alla pari, non c'è una posizione alta. Cioè, io chiedo alle persone, siamo qua, le gerarchie restano fuori dalla porta, siamo persone che portano un contributo, quanto possibile. Quanto possibile. Però la facilitazione ha questo obiettivo, deve far sì che le persone si ascoltino. Ieri sera ci sono stati dei momenti in cui parlavano in cinque tutti insieme e io gioco un po', mi metto così e dico: chi sta parlando? Alzo la voce perché sennò neanche mi sentono. Scusate, chi sta parlando? Allora rimangono così, fanno una risatina, stanno zitti e parlano di nuovo uno per volta, ma questo succede sempre. No, le persone per un po' rispettano i turni parola, poi iniziano uno sull'altro, ok? Allora è compito del facilitatore far sì che le persone si ascoltino. Rischio di vincitori e vinti, noi la chiamiamo negoziazione integrativa, che è l'altra faccia, Bruno Bella, che ci piace di più, della negoziazione distributiva. Io vinco, tu perdi, eh? Tu vinci, io perdo. No, noi cerchiamo sempre di portare a terreno comune dove magari non vinciamo tutti allo stesso modo, ma tutti vanno via con un certo grado di soddisfazione per i risultati raggiunti. La prevaricazione, la polarizzazione, poi vediamo che anche su Metaplan, lo vediamo nel pomeriggio, ci sono altre tecniche, poi adesso parliamo della tecnica che stiamo usando, il pomeriggio ne apriamo un'altra, che fanno sì che tutti si esprimano e fanno uscire un po', io dico staccano le idee dalle persone, poi vediamo come. Quindi tutte queste cose le facciamo, queste cose stanno un po' a metà. Questo è molto bello, questo confronto che avete avuto, perché è esattamente compito e relazione. La difficoltà della facilitazione è stare in un continuo equilibrio tra queste due dimensioni. Io devo costantemente, mentre facilito un workshop, oggi siamo in simulazione, ma un workshop vero, far sì che le persone si ascoltino, vadano via soddisfatte, ci sia integrazione verso dei contenuti comuni, in, più di relazione qua. Allo stesso tempo lì li devo portare, se ho 2 ore di tempo per fare un'analisi SWOT partecipata, io dopo 2 ore li devo portare a fare un'analisi SWOT partecipata. Quindi se la persona inizia a parlare di altro, io dopo un po' lo devo stroncare, perché devo far sì che venga rispettato il gruppo e il risultato che il gruppo vuol raggiungere. E allora andiamo a vedere il compito. Attenzione, il compito non è il contenuto, il compito è la meta. Il facilitatore porta il gruppo verso una meta. Devo fare un'analisi SWOT. Usciamo con un'analisi SWOT. Cos'è l'analisi SWOT? Allora, l'analisi SWOT è un'analisi, è una metodologia che si usa molto, scusate, tutte le volte che io dico cose, appunto, che do per scontato, perché poi noi il linguaggio, ognuno ha un linguaggio tecnico e lo dà per scontato, perdonatemi. SWOT è un acronimo di termini inglesi che stanno per criticità, forze, opportunità, debolezze e opportunità. E si usa molto per fare analisi strategica territoriale, per esempio, oppure di un ambito tematico, no? Allora, io lo faccio spesso con Metaplan, lo facciamo partecipato, chiedo a un gruppo, per esempio, stiamo lavorando sui beni culturali nella Valle d'Itria, Allora chiedo, secondo voi, quali sono prima le criticità, poi le forze, poi le opportunità, poi le debolezze? La differenza è una matrice a 4 quadranti. I 2 quadranti in alto sono ciò che riguarda il contesto in cui lavoro e il progetto che io posso elaborare può andare a incidere sulle criticità e sulle forze. Le criticità e le forze non sono altro di ciò che non va bene per i beni culturali del territorio e ciò che invece funziona. Cosa funziona sono le forze, cosa non funziona sono le debolezze. Al contrario, i 2 quadranti bassi lavorano su fattori esterni al contesto territoriale. Si parla di opportunità e di minacce. La usate? Qualcuno la conosce?
l'ho spiegata in due parole, ma ci siamo. Ok, quindi noi la usiamo molto col metaplan partecipata, facciamo molta analisi strategica partecipata. Cosa, per cosa lo dicevo? Ecco, se io devo portare su un compito, per me quella è la mia meta. Se devo lavorare a una pianificazione strategica, la definizione di priorità per la vostra associazione, quali sono le priorità per il prossimo anno? Noi a volte nelle organizzazioni facciamo pianificazioni delle attività annuali. Quello è il compito. Ok? In un workshop devo chiudere con un risultato, con un obiettivo. Quello è portare verso un compito. E allora, per portarli verso il compito, la dispersione. No, io avrò un'agenda, e quando c'è dispersione o quando qualcuno ha detto l'assenza di argini, si prende la tangente, no, dopo un po' dico benissimo, è molto interessante, lo possiamo sviluppare in un secondo workshop? Oggi abbiamo già da fare questo, ci concentriamo di nuovo sul nostro obiettivo? Tempi, ci manca un'ora, valutazione, abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo già fatto 1, 2, 3, ci manca questo, ci concentriamo, abbiamo mezz'ora, ok? Regole. Assenza di regole, ok? Organizzazione. I tempi, chi dà il tempo? Chi fa? Facilitazione. Non è chiaro l'argomento, questo è un aspetto importantissimo, eh? Bisogna essere allineati nelle conoscenze, inclusi, fare inclusione su quelle che sono le informazioni, il linguaggio, eh? Adesso io non sono stata inclusiva, ho usato SWOT, magari ne ho parlato prima, qualcuno l'ha nominata di voi, quindi lo davo per scontato, giustamente qualcuno mi dice cosa dici, ok? E quindi l'argomento, per poter creare terreno comune bisogna capirsi, quindi lavorare sull'ascolto eccetera, ma anche dare le informazioni. A volte prima di un workshop si condivide un documento, perché è importante che tutti arrivino con un allineamento delle informazioni di base. In concludenza, risultato, chi è che dice dove stiamo andando e ti riporta sulla linea, no? Verso la meta, è il facilitatore. Volevo dire una cosa, che rispetto alla mia esperienza spesso ci si trova in queste dispersioni di energia, anche perdere di vista i risultati, insomma tutti questi processi persi o complicati, proprio perché ci sono dei conflitti e delle cose irrisolte, perciò io personalmente non trovo risolutivo dire andiamo al, ma se poi non si sono risolte tutte le cose che stanno sotto il tappeto, certo. Perciò volevo capire anche il metaplan in questa prospettiva che cosa, come fa a andare incontro a queste dinamiche umane proprio emozionali anche. E poi vi faccio vedere questa tecnica che usiamo il pomeriggio, che serve un po' di più per staccare le idee dalle persone, no? E quindi in qualche modo abbassa il conflitto, no? Cerca di staccare proprio dalle posizioni, con un uso che poi vediamo di una tecnica diversa. La tecnica che stiamo usando adesso, quindi abbiamo visto la tesi stamattina, adesso stiamo vedendo una tecnica che si chiama domanda a voce. Poi ho un pannello di input sulla domanda a voce. Adesso, sì. Quindi io faccio una domanda, il facilitatore pone una domanda, può essere a risposta singola, a risposta multipla, questo lo vediamo domani. E il gruppo interviene, si discute, a volte avete visto in certi momenti magari è più una raccolta di idee, in certi momenti magari può nascere più discussione. È chiaro che siamo in una simulazione, no? Quindi abbiamo sempre un po' la riflessione sul contenuto, ma anche il vedere come stiamo lavorando. Nei workshop veri le persone tendono a parlare tutti, anche tutti insieme, no? Noi abbiamo una capacità di ordine che non è usuale, eh? Poi abbiamo oggi anche il rispetto per chi sta scrivendo, che magari non è abituato a farlo. Di solito l'assistente alla facilitazione, il gruppo quasi non lo vede, tra virgolette, perché? Perché è funzionale al lavoro che si fa, fa un lavoro massacrante, ma scrive velocemente perché le persone parlano molto più veloci, no? Quindi qui sono tante cose che oggi fanno sì che si capisca chiaramente che siamo in una simulazione, siamo persone molto abituate e ordinate, alziamo la mano per intervenire. Ieri cercavo, allora un momento, 1, 2, 3, prego, poi ogni tanto chiedevo scusa, scusate, forse non ho mantenuto i turni parola, c'era qualcun altro che voleva intervenire, cioè, ci provi, però quando sono tanti.
Allora, domanda a voce, qui ho voluto solo usare un altro modo perché avete detto voi tutto quello che deve fare la facilitazione, quello che deve fare il facilitatore. Io vi potrei far vedere le slide, dicono queste cose, lavora su due dimensioni, dicono più o meno queste cose, però mi sembra più efficace farlo con una riflessione vostra. Bene, abbiamo un'altra domanda, un altro punto su cui vi vorrei far riflettere e poi ci diciamo. Scusa, sì. Ma dopo che si è fatto questo lavoro della domanda a voce, non riesco a capire dove si arriva poi. Cioè abbiamo questa tematica, no? Sì. In un gruppo siamo interessati a quella tematica e poi abbiamo individuato questo riassunto di sì. idee del gruppo. Questo è il punto di vista condiviso del gruppo su questa domanda, no? Se la domanda, io ieri avevo delle domande, le domande erano la misurazione e valutazione dei sistemi bibliotecari in Puglia è utile per? E viene fuori quello che il gruppo però ha tirato fuori, non è qualcuno che in regione ha deciso che questo, no? Che questo è il sistema di misurazione e valutazione, questi sono gli indicatori standard, questi sono gli standard minimi, lo si fa con il gruppo. Quindi dopo il gruppo ha condiviso delle scelte che a seconda di quello che tu stai facendo diventeranno un documento operativo, delle linee guida, un'analisi strategica, quello che sarà. Ok? Poi ho risposto sì, o no? Sì, sì, sì. Poi magari vediamo dei casi. Io oggi vi faccio vedere delle tecniche usando, no, i vostri contenuti, i contenuti che, per cui siamo qua a fare formazione, quindi facilitazione, processi partecipativi. E poi, l'ho detto a qualcuno nella pausa che me l'ha chiesto, questa che io ho qua, che non è altro che la sceneggiatura del lavoro che stiamo facendo insieme, diventa poi, certi sono i pannelli di input che sono quelli pieni, tipo questo o altri, e altri dove c'è solo una domanda, io poi ve li restituirò in un report dove ci sono le risposte invece che voi avete dato. Noi usiamo un programma, un software che si chiama Visio per fare questo. Quanto la sceneggiatura influenza il risultato? Molto. Però se noi intendiamo influenza, perché è difficile progettare Metaplan? Perché tu devi avere le idee chiare di quello che ti ha chiesto la committenza, devi studiare, devi capire. Per il workshop di ieri siamo diventati un po' matti a studiare, perché poi io non sono un'esperta di sistemi bibliotecari, a fare una buona analisi della committenza, su questo lavoriamo domani, e a studiare tutta la documentazione di riferimento IFLA internazionale, AIB dell'Associazione Italiana Biblioteche Nazionale, e strutturare un percorso di discussione che portasse ai risultati che si voleva raggiungere. Ma per esempio lì loro ci avevano chiesto di lavorare sugli standard, ci sono questi 15 indicatori standard, però io di passare tutto il tempo a ragionare solo sull'indice di superficie, l'indice di apertura, l'indice, lo trovavo una cosa un pochino, no? Era il secondo workshop che facevamo e quindi ho deciso, ma questo sta nel progettista, perché per me il facilitatore e il progettista di facilitazione sono la stessa figura, anche su questo ci sono grandi discussioni. Io se devo facilitare mi devo progettare il workshop, però non è così scontato. Per chiudo questo, poi ti dico, ieri ho voluto aprire con un paio di domande di discussione più di respiro, dico io, più strategiche, in cui si lavorava sul perché è importante fare misurazione e valutazione dei servizi di una biblioteca. Cioè, prima respiriamo, prima condividiamo il senso di misurare e valutare, il perché, è venuto fuori una cosa molto interessante, molti contributi, ricco. Quindi lì qual è il risultato? Il risultato è aver condiviso un linguaggio, un tema, un sentire, no? C'è qualcuno che stressava, visto che piace, che stressava, metteva l'accento sull'utenza. No? Lo faccio perché voglio mettere al centro l'utenza. Allora, se io faccio una valutazione dei miei servizi e cerco di capire di cosa c'è bisogno, forse, no? Do una risposta migliore. Qualcun altro che diceva anche uno strumento di comunicazione, qualcun altro parlava di efficienza e efficacia, molto interessante, no? Quindi lo faccio perché condivido una
visione, una strada verso cui dirigere. Poi posso anche entrare nel dato in maniera minuziosa. Quello che mi meraviglia, come la conosco io la moderazione, il lavoro del facilitatore, è che non entra nel merito della discussione, nel senso che guida, però poi è il gruppo che arriva alla decisione. E quindi io non ho mai fatto un lavoro di studio dettagliato di quello che era il tema. Cioè, giusta la struttura è fondamentale, sia come tempi, come diciamo obiettivo, e si condivide con il committente chiaramente quale deve essere l'obiettivo. Però a me è stato sempre spiegato e mi è stato sempre consigliato di avere una certa distanza rispetto al tema, quindi allora, non studiare approfonditamente. È chiaro che poi diventa un attimino, per questo adesso è un approccio nuovo. È molto interessante. Allora, io vi ho detto prima, adesso lo ridico, in Italia è passa per lo più una teoria della facilitazione. Noi lavoriamo molto, abbiamo molti gruppi a livello nazionale in cui ci confrontiamo tra facilitatori, abbiamo l'Associazione per la Partecipazione Pubblica in cui ci confrontiamo. E io non sto dicendo una cosa diversa, la terzietà è fondamentale. Io oggi intervengo quando faccio il formatore, no? Non farei questo tipo di lavoro in un workshop, questo deve essere molto chiaro, no? Se non vorrei che ci fosse fraintendimento su questo. Quindi io oggi sto un po' e un po' facilito, no? E adesso magari ho fatto un momento più formativo per me. Io vi ho detto all'inizio, Metaplan è una metodologia di moderazione di gruppi di discussione, ma anche di apprendimento, di gruppi in apprendimento. Allora, io qua ho fatto più un lavoro su un apprendimento, anziché farvi vedere le slide e dire il facilitatore deve... ero certa che sarebbe venuto tutto da voi, attraverso una vostra riflessione che per me è più efficace, no? Quindi pensate che questo è stato più un lavoro magari di formazione, ma qua è stato un lavoro di facilitazione, nel senso che poi i titoli li avete dati voi, i contenuti sono vostri. Quindi io sono assolutamente dell'idea che il facilitatore deve avere terzietà. A volte parliamo di equidistanza, no? E poi diciamo ci piace di più pensare che siamo equivicini alle persone anziché equidistanti. Ok? Perché noi siamo noi, no? C'è tutto questi giochi, no? Che si fanno, no? Siamo ugualmente vicini a tutti, non siamo distanti e non siamo però di parte, non portiamo contenuto. Su questo non ci piove. Dopodiché, quando io facilito un open space, tu mi puoi dire domani faciliti un open space sulle nanoparticelle di non so che, io dico oh, benissimo, non ho nessun problema, cerco di capire col committente qual è la domanda più adatta e lì ho finito. Io vi dico, vi sfido a progettare un metaplan senza aver studiato. La differenza nel metaplan vero è che i nostri amici tedeschi sono dei consulenti. Sono consulenti di processo. Non portano ricette, ma sono consulenti, con la C grande. Allora, come posso sceneggiare? Io ve la posso far vedere la sceneggiatura di ieri. Come posso sceneggiare un workshop sui sistemi bibliotecari della Puglia con Metaplan senza sapere di che cosa si sta parlando? È impossibile. Allora, vi dico un metaplan che abbiamo fatto l'altro anno. Vi ho detto che stiamo iniziando a lavorare molto col farmaceutico. Un metaplan metteva insieme a Roma 8 responsabili dei centri di trapianti di reni in Italia che dovevano capire quale sarebbe stato l'impatto organizzativo di questo nuovo farmaco che studiava un'azienda farmaceutica che aveva una modalità di somministrazione differente da quelli precedenti, capire quale sarebbe stato l'impatto organizzativo. Ma secondo te? Cioè, devi studiare oppure vai e li faciliti? In che cioè, verso cosa? Io chiacchieravo ieri con Melania, che quindi sa la mia origine professionale, formativa. Io ho
faccio la consulente di processo, va bene? Sono un metodologo, lavoro sulla facilitazione, sulla formazione come strumenti, lavoro molto bene in tutto ciò che è l'ambito di sviluppo sostenibile, ambiente, eccetera, perché la tematica su cui io ho formazione e esperienza. Ma io a volte facilito sulla mobilità sostenibile, la biodiversità piuttosto che, ma il giorno dopo sui beni culturali, il giorno dopo ancora salute sociale, adesso abbiamo un progetto sull'agricoltura sociale, ieri si parlava di biblioteche, la settimana prossima sono in Sicilia e lavoro coi GAL sullo sviluppo rurale e il nuovo programma di sviluppo rurale in Sicilia. Ma secondo voi io sono un'esperta di tutto ciò? Certo che no, però non posso non studiare, approfondire e costruire un percorso che sia utile al gruppo. Non so se ho risposto. Sì, diciamo che chiaramente il tuo lavoro è a 360 gradi e quindi appunto io vedo solo la mia organizzazione interna e che da di dentro consulente sì, ma fino a un certo punto, perché ci vivo, invece la vera consulenza è quella appunto esterna, come dici tu, e peraltro hai bisogno di approfondire un attimino, perché sono dei temi completamente diversi l'uno dall'altro. Completamente diversi. Stando all'interno. Cosa intendi stando all'interno? Noi Metaplan lo usiamo anche per facilitare le nostre riunioni di lavoro, le riunioni con la committenza sui progetti. Cosa intendi all'interno? Parlo del mio punto di vista, cioè lavorando in un'azienda, sì? Bene o male conosco quali sono i miei stakeholders, sì? e fai facilitazione, e come che strumenti usi per la facilitazione? È lo strumento tedesco del Metaplan. Usi Metaplan? Sì, lavoro in un'azienda tedesca. E loro usano Metaplan con tutte le tecniche, certificato, cioè il Metaplan tedesco o il Metaplan all'italiana coi post-it? No, lo chiedo perché non c'era quando abbiamo introdotto e io ho detto questa differenza sostanziale. No, quello tedesco perché sono per il 70% tedeschi, quindi usiamo quelli. E tu non i post-it. No, lo dico, ecco, perché. E tu riesci a usare queste tecniche, tutte le domande di discussione, una sceneggiatura di un workshop senza sapere di cosa si parla, ma perché sei interna. È per questo. Ma questo quindi fai una facilitazione di organizzazione dentro l'organizzazione. Sì, è per questo. Però ti prepari. E certo. Questo comunque mi devo preparare. Tu ti prepari, la sceneggiatura del workshop la devi preparare. Certo. E il tema lo conosci già, quindi sì. Non è un problema. Allora, quindi per fare sintesi, ci stiamo dicendo, confermando che il facilitatore deve esercitare terzietà, non portare contenuti, su questo sì. Non dico una cosa diversa. Ma deve essere informato, perché se no non può orientare, comunque l'orientamento... Allora, più che orientare, tu strutturi il percorso della discussione, non è che orienti verso una decisione, perché la decisione è del gruppo, però strutturi un percorso, no? E soprattutto è difficile fare sintesi di un argomento che non si conosce. Perché non c'è un linguaggio anche condiviso, no? No? Poi per carità, ci sta che uno dica, voi siete gli esperti di agricoltura sociale, quindi aiutatemi a capire, ci sta, non è che noi ci presentiamo come esperti di tutto, ci mancherebbe, anzi, una cosa che diciamo all'inizio del workshop è proprio dire, non sono un esperto di agricoltura sociale, di mobilità, di biblioteche, no? Siete voi gli esperti, abbiamo predisposto un percorso di lavoro, ma con i vostri contenuti, col vostro... Ok, quindi questo è molto importante, però stiamo dicendo la stessa cosa. È chiaro che anche quando io facilito dentro la mia organizzazione le riunioni di programmazione, ok, non è che mi devo preparare, studiare, però in certi casi sì. Vai. Scusami Serena, ma capita mai che tu percepisci che il committente vuole già un tipo di obiettivo, arrivare già a quello che cioè quindi se in qualche se modo mi chiede manipolazione non proprio dire. Esplicitamente, però tu sai che c'è un'aspettativa di arrivare a un risultato. A volte può succedere, lì devi essere bravo tu se vuoi essere un consulente, no, anche con l'etica che con quello che ci stiamo dicendo e far capire
che non è detto che sia quello il risultato che arriva. E lì io lo trovo, questo che tu dici, molto legato alla posta in gioco. Cioè io preferisco dire, se la posta in gioco non è a 360 gradi, meglio dire che 300 sono già decisi e che hai 60 gradi su chi chiedi il contributo. Questo è serietà, chiarezza, e anche tu glielo motivi, perché dici attenzione, perché questi giochi poi non funzionano e se c'è un effetto boomerang ti arriva addosso. Allora, quello che ti poteva dare maggior consenso, tutte le parole che sappiamo usare, no, per dire a un committente che è importante attivare i processi partecipativi, se poi invece non funziona perché tu avevi già deciso e viene fuori che hai fatto una partecipazione di facciata, no? Diamo una pitturata di partecipazione, già tutto deciso, non funziona. Quindi quello per me fa parte dell'intervista che tu fai al committente che ti chiede un lavoro di processo partecipativo, per capire qual è, no, il pezzo di reale posta in gioco che tu sei disposto a mettere sul tavolo. Meglio sapere che è un 10% che non illuderti che sia il 100% e poi non è così. Quindi anche questo nel coinvolgimento di chi è garante di quella decisione. Angela. Senti, siccome la maggior parte di noi qui fanno parte di un gruppo anche, sì, no? Io faccio parte di un gruppo e volevo capire, nel mio gruppo di lavoro, ma io devo invitare sempre un facilitatore quando noi facciamo le riunioni o a turno? Allora, questa è una cosa molto interessante, un'altra delle domande su cui ci interroghiamo, no? Tra facilitatori, cioè la domanda è: funziona se il facilitatore è interno a un'organizzazione? Perché poi lo vediamo anche nelle pubbliche amministrazioni, noi a volte formiamo facilitatori, animatori dentro le amministrazioni. Io ti dico la mia risposta, sottolineo di nuovo, sono punti di vista, no? Allora, funziona nella misura in cui tu sei così bravo esperto da riuscire a tirare fuori il tuo punto di vista e stare realmente in gioco, non come un portatore di interesse. Quindi devi essere molto bravo, eh? Perché vedete oggi, in cui io l'ho detto che gioco un doppio ruolo, però questo è un tema che a me sta a cuore, che è caldo, quindi è chiaro che lo devo fare perché siamo in un ambiente formativo, ma a me fa anche piacere, no, portare il mio punto di vista. Quindi devi veramente capire se sei in grado di togliere te stesso, no? La cosa più difficile del facilitare a volte su temi che ci riguardano è proprio fare un passo indietro, eh? Quindi, e questo è un aspetto, quanto tu riesci veramente a farlo, quanto gli altri te lo riconoscono. Se sei dentro un'organizzazione o il tuo ruolo è facilitatore in quell'organizzazione, tu sei il facilitatore, perfetto, no? Fai quello. Ma se tu sei in un processo territoriale, il facilitatore di un'amministrazione, dell'ufficio tecnico, e sta lavorando sulle scelte del centro storico, dico cose banali per dire, quanto è credibile che tu non stai portando un punto di vista? Tu sei un portatore di interesse. Allora, se le persone sono abituate fino al giorno prima a chiederti le autorizzazioni per una cosa, è difficile che ti vedano in questo nuovo ruolo, capito? Quindi, come dire, non c'è una risposta secca. Io dico, dipende dal tema. A volte io cosa consiglio, per esempio, quando ci chiedono le amministrazioni di far formazione per figure di questo tipo? Almeno alternatevi, no? Cioè, se volete acquisire questa competenza, però poi io dell'ambiente vado a facilitare i processi del sociale. Ok? Non sono la solita persona che dà le risposte, che, no? Quindi funziona e non funziona. Sta un po' nella capacità della persona di svolgere veramente quel ruolo e un po' nella capacità del gruppo di riconoscerti. Però tornando al piccolo, cioè l'organizzazione, tipo per esempio un'associazione, sì, cioè la prima cosa che dicevi, cioè la tua capacità di essere, sì, diventa magari anche, può diventare anche un limite, nel senso che se tu sei uno dei soci di un'associazione e in quel momento hai tu un contributo che magari è veramente significativo, o comunque la direzione sta andando da una parte e tu da membro di quell'associazione pensi che stia andando nella parte sbagliata, se sei bravo come facilitatore, taci. Se sei bravo, infatti, come socio dell'associazione dovresti parlare. Ma infatti l'altra cosa che si può fare è dire, come ha fatto Giulio oggi, né più né meno, sì, ma io porto contributo,
no? Cioè se si è in un ambiente protetto di un'organizzazione ci si dice bene, oggi mi presto io a facilitare, però quando ho qualcosa da dire la dico, cioè cerchi un po' con intelligenza, no? Di trovare una buona via di mezzo, se no voglio dire dovremmo pensare che prendiamo un facilitatore esterno. Poi ci scambiamo tutti quanti questi quello è buono, che uno va in un organo, uno va dall'altro. Dobbiamo scegliere se fare la pausa adesso o fare una domanda rapida. Allora sono le 1:10, considerando che abbiamo cominciato alle 10, cioè mezz'ora dopo, possiamo decidere o di arrivare fino a 1:30 e finire con la domanda? Una rapida e poi la lavoriamo di pomeriggio. Sì, sì, lo streaming, perché lo streaming è più. Non c'è più? Lo streaming riparte alle 2:30. Possiamo continuare? Rapida, ci serve, è sempre una domanda a voce, quindi non ci serve tanto sul vedere altre tecniche di metaflow, ma un po' per completare questo discorso che stiamo facendo. Lo facciamo un po' rapido, raccogliamo veloci punti di vista, Ilaria. Vai. Allora, detto tutto ciò, quali caratteristiche ci si aspetta dal facilitatore? Volutamente abbiamo usato caratteristiche, perché avremmo potuto parlare di qualità, avremmo potuto parlare di competenze. Mettiamoci un po' dentro tutto. Prego. Deve essere consapevole del suo ruolo di potere e dei ruoli di potere che si creano all'interno di un gruppo. Consapevole del ruolo di potere suo e dei partecipanti. Deve esprimere serenità e... Deve esprimere serenità? Serenità e anche sicurezza. Serenità e sicurezza. Ancora? Essere consapevole del suo ruolo a servizio del gruppo in cui si trova in quel momento. Quindi consapevole del suo ruolo al servizio dei partecipanti, questo? Sì. Essere in ascolto dell'energia che c'è nell'aria e delle... Io voglio una formazione su questo. Essere in ascolto delle energie presenti? Sì, sì che presenti nel campo. Okay. Ancora? Deve essere un buon traduttore, ma non un interprete, secondo me, e deve avere capacità di sintesi. Buon traduttore, ma non interprete, qui scriviamo capacità di sintesi. Ancora. Deve avere... Altri punti di vista? Buona capacità empatica e oratoria. Quindi un buon traduttore ma non interprete, buona capacità empatica e oratoria, ancora. Capacità. Tenere in equilibrio compito e relazione. Tenere in equilibrio compito e relazione. Capacità di sostenere il conflitto. Capacità di sostenere. Nel senso di... Sapere che è un processo in trasformazione e quindi di tenere le emozioni quando sono troppo alte, insomma, di riuscire a riequilibrarle. Cioè, Sostenere. Tu ne hai scritto un altro, vero? Quindi abbiamo altri punti di vista. Tenere in equilibrio compito e relazione, che è un po' il lavoro che abbiamo fatto prima, no? Quindi tutte queste cose che abbiamo detto, capacità di sostenere. Io rispetto all'energia e anche a vedere te direi che deve essere fluido. Fluido. Sì.
fluidità, la traduco Ilaria. E lo mettiamo insieme a all'energia, l'energia qua. Ok. Deve avere ritmo. Deve avere ritmo. Deve avere ritmo. Deve avere ritmo. Deve lasciare i suoi problemi a casa. Deve lasciare i suoi problemi a casa. C'è un pannello bellino, poi vediamo stasera. No, se questo. No. Nel senso in cui l'abbiamo letto prima, molta struttura, molto anche, molta, ahimè, struttura. L'orologio è importante. Molta struttura e orologio. E riguarda la struttura, forse conoscere e far rispettare le regole. Conoscere e far rispettare le regole, sì, annunciarle anche all'inizio. Come lavoriamo? È una cosa molto importante all'apertura dei workshop. Cosa, su cosa e come? In modo che tutti sappiamo che si parla 30 secondi, per esempio. Allora, aiutatemi a ritrovarlo. Molta struttura e orologio, l'avevamo detto sul ritmo, vero? Un po' legato a quello. E una cosa che mi viene da pensare è che deve avere, forse magari legato alla consapevolezza, rispetto a un argomento, un processo che si appresta a facilitare, capire, sì, la sua pancia che cosa dice rispetto a quell'argomento, in modo da riuscire a essere realmente a terzo. A controllare la pancia, mi piace. Sapere, lo devi sapere prima, perché se no lo metti in gioco non volendo. È uno simor, è vero, è bellissimo. Mettiamo tra virgolette. Controllare la pancia e ascoltare, controllare la pancia, possiamo provare, controllare, mettiamo le virgolette, Mettiamo ascoltare e tra virgolette controllare la pancia, però è questo. Per evitare di essere poi... Sì. Io metterei un flash lì dove si chiede di avere qualcuno che sia strutturato, far rispettare i tempi, le regole, perché penso che avere un facilitatore che invece invoglia all'accoglienza, a lasciarsi andare, sia facilitante nei confronti di alcune persone che trovano le regole e la struttura troppo pesante. Aiutami Francesca, dove è questo? Questo. Conoscere. Penso che vada dall'orologio, molta struttura orologio, sì, sì, fino a rispettare le regole. Ok, ok. Lo scrivi, Ilaria. E invece ascoltare e controllare, tra virgolette, la pancia, che cosa l'avevamo unito? Capacità empatica. Capacità di sostenere? Oppure più? No, più sul sostenere. Ok. Ok. Invece questo che ci dice Francesca è accoglienza e permettere di lasciarsi andare. Torniamo un po' a quella doppia faccia che abbiamo espresso qua. E io l'ho messo a metà perché? Perché la difficoltà è questa. Io questo lo vorrei. Qui è tutta la difficoltà. Poi ricordiamoci, stiamo parlando di Metaplan. Non, se parliamo di open space, forse diciamo altre cose. O forse, adesso stiamo parlando un po' in generale. Però poi... io ho nella mia mente, rispetto a questo, ho una scala. La mia scala è molto limitata. Voi, io sono certa che usate metodologie
molto più destrutturate, no? Di quelle che uso io. Per me la cosa che, su cui ho faticato di più inizialmente, lo dicevo, lo raccontavo a Melania ieri, la metodologia più destrutturata che io uso è Open Space. E Melania rideva e diceva, per me è la metodologia più strutturata che uso, no? È molto bello questo, mi piace proprio per questo. Open Space Technology, la metodologia OST. Non la conosci? E, Open Space è una metodologia, allora ecco, torno e dico, questo a me fa dire, cioè il fatto che io lavoro tra relazione e compito, mi fa dire che tutte le metodologie lavorano su relazione e compito, tutte le metodologie partecipative lavorano su queste due dimensioni, e il facilitatore usandole lavora su queste due dimensioni, ma lavorano in maniera diversa. Ci sono, sì, ci sono metodologie molto spostate su questo. Per me Open Space sta qua, per capirci, no? Per voi quasi a molte regole, no? Per me Open Space sta qua, Metaplan sta in mezzo, ha un buon equilibrio tra i due, eh? Sì, che cosa sta qua per me? GOP. GOP, sì, però la faccio con meta, per strutturata. GOP è una metodologia di progettazione europea, di progettazione partecipata, che nasce in un approccio europeo che si chiama Project Cycle Management, la gestione del ciclo del progetto, ma è una metodologia che io vi farei vedere, cioè il gruppo lo fai morire, poi lo porti a fare un progetto. Con coerenza interna, cioè una metodologia di grande efficacia, ma faticosissima, lavora sul linguaggio, le criticità, i problemi vanno scritti in un modo, costruito l'albero che è una gerarchia, causa-effetto dei problemi, e poi trasformato in positivo. Cioè molto, molto strutturata. Quindi per dirvi, no? Francesca, è curioso perché tutto è relativo. Magari per voi è molto strutturato già Metaplan, no? Per me sta al centro. Giovanni, GOP, sei d'accordo? Tra l'altro, chi vuole sperimentare il GOP? Ah sì, faccio un faccio un stacchetto, un stacco pubblicitario. Facciamo GOP la prossima settimana, facciamo Project Cycle Management e questa metodologia di progettazione partecipata per obiettivi la prossima settimana a Lecce, in un laboratorio dal basso sulla progettazione sui beni culturali, vi direi. Quindi non so se io posso invitare a partecipare, però. Allora, permettetemi che poi mi sono persa, accoglienza e permettere di lasciarsi andare. Io volevo dire capacità di improvvisazione, però a questo punto. Capacità di improvvisazione, certo, certo. Però quella deve restare, cioè se ti accorgi, adesso faccio un caso limite, ti rendi conto che magari hai progettato un percorso, hai fatto delle scelte progettando e magari le persone avevano più piacere di parlare di un'altra cosa. Io, guardate, qua ho sempre le strisce, no? A cosa servono le strisce? A scrivere le domande che io non avevo previsto. Quindi questo è la A, ok? Cioè in qualsiasi momento, se vedi che il gruppo vuole andare da un'altra parte, segnala che ha interesse per un pezzettino che tu non puoi pensare di aver colto tutte le aspettative, no? Quindi velocemente si scrive una nuova domanda, si gira un pannello vuoto e si parte. A volte lo si fa anche, poi vediamo un'altra domanda che facciamo subito dopo pranzo, un'altra tecnica, e arrivati a un certo punto praticamente fai dire al gruppo che direzione vuol prendere. Quindi c'è la possibilità di fare tutto ciò. Ok. Capacità di improvvisazione. A me viene in mente favorire l'emersione della creatività. Cioè, che beh, sono... Favorire l'emersione della creatività. E, ripeto, Metaplan è uno strumento usato per fare molta anche, ripeto, anche per facilitare le riunioni, no? L'associazione si riunisce, dovete decidere che cosa fare quest'anno, usate Metaplan, dalle cose più semplici
però la consulenza manageriale alta. Quindi dobbiamo capire che è uno strumento molto flessibile, a mio avviso. Un'altra cosa sui tempi, colgo l'occasione. Ci sono metodologie che meno di un giorno intero non portano a niente. Due ore? In due ore. Mezz'ora? Qui abbiamo fatto un bel pensiero, a mio avviso, sui processi partecipativi. Mezz'ora. Ok? Anche questo è importante. Capacità di far emergere tutti i punti di vista. Capacità di far emergere tutti i punti di vista. Di pomeriggio su questo lavoriamo. Anche qui avrei potuto mettere le cose un po' più di regole da una parte, le cose più... Le sto un po' mischiando. Voglio fare un'altra cosa su quel pannello, quindi li sto mettendo un po' a caso. Vai, Giovanni. Sì, capacità di semplificare. Capacità di semplificare. Cosa magari qualcuno interviene con un concetto complesso, comunque, o complesso perché è complesso, o complesso perché l'ha fatto diventare complesso girandoci mille volte attorno, e allora magari bisogna avere la capacità di sciogliere e ridurre. Che è un po', come lo fai? Lo fai anche con una domanda, no? Dicendo, mi aiuta a capire questo concetto che è espresso? Che non è proprio esattamente sintesi, perché magari la sintesi toglie. La sintesi è un'altra cosa. Semplificare, come dire, riduce, ma senza togliere. Come anche tradurre? Ti lascia il concetto pulito, ma lo pulisce, cioè, appunto, lo pulisce di una serie di cose. E l'altra è una cosa molto banale, però attenzione. Nel senso che magari ci può essere un facilitatore che un attimo, come dire, si perde anche quell'istante, in quell'istante è successa una cosa, quindi, come dire, la capacità di stare sul pezzo secondo per secondo, no, per tutto il tempo, che magari forse è persino la cosa più complicata. È difficile. Scusami, vorrei mettere un flash. Sulla semplificazione, nel senso, sì, la semplificazione, ma anche far emergere invece la complessità laddove... Far emergere la complessità, sì. Ok. Un'altra cosa che secondo me il facilitatore deve avere uno spirito di ricerca, proprio nel ricercare, a parte tirare fuori proprio come spirito anche per l'esposizione in relazione anche al metaplan a questo punto. Quindi, capacità di semplificare, ma anche di far emergere la complessità. E possiamo dire, quindi, saper fare le domande giuste riguardo di questo. Riguardo a questo, saper fare le domande giuste. Capacità di connessione. Capacità di connessione. E forse era un'aggiunta, fare le domande giuste, sì, era rispetto a quello, fare le domande giuste. E poi invece uno nuovo, capacità di connessione, ci dice. Anche un po' il carattere che deve avere il facilitatore, nel senso che deve sapersi imporre sul pubblico che ha di fronte, e magari a me è capitato personalmente, quando non conosci gli interlocutori subentra un attimino di emotività e quindi magari ne va in qualche modo della tua capacità di relazionarti, di presentare, raccogliere feedback. Quindi è importante che caratterialmente il facilitatore sia in grado sempre di mantenere una certa distanza e non sia emotivo. Capacità caratteriali, mantenere una certa distanza. Sì. Sono molto d'accordo con quello che dici, che se conosci le persone fai a volte un po' più fatica. Perché a fare questo. Perché a me è capitato in un gruppo di lavoro dove chiaramente conoscevo gli interlocutori di non avere alcun problema. E invece quando, diciamo, il mio pubblico era qualche gradino in su rispetto a me, allora, diciamo, sei un attimino
pochino più coinvolto emotivamente, ecco, perché non c'è, c'è più distanza rispetto alle persone, quindi devi trovare altri punti di riferimento. Dipende, ecco, anche se conosci o no il gruppo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Vi porto un aneddoto poi su quello che dici, Melania. No, per me è fondamentale che il facilitatore o la facilitatrice sia consapevole dei propri sentimenti, anche la capacità di far dimostrare la propria fragilità di fronte al, alle persone, per me è un valore. Ovviamente non significa ho partecipato. Ma ti sembra che stia dicendo una cosa diversa lei? Sì. Cioè, mi sembrava che l'idea fosse quella di riuscire a mantenere un certo distacco, no? Però abbiamo detto che dobbiamo essere empatici. Abbiamo detto che dobbiamo essere empatici, però vi faccio un esempio, no? A me è capitato con un caro amico facilitatore, che potete conoscere a livello nazionale, è venuto a facilitare un workshop da noi in un periodo in cui c'era un sindaco un po' difficile a Cagliari. Questo sindaco è entrato nella sala, lui non aveva idea di chi fosse, e ha subito iniziato, beh, ma insomma, già anche con sguardo un po' così rispetto magari alle apparecchiature e ai setting che facciamo noi, io non ho molto tempo da perdere, no? C'ho questo approccio veramente pesante, io non ho molto tempo da perdere, come dire, che cosa dobbiamo fare? E questo amico, appunto, che non sapeva minimamente neanche chi fosse, gli ha risposto molto a tono, no? In maniera molto assertiva, dicendo siamo qua per lavorare, no? Abbiamo questi tempi, se vuole portare il suo contributo è il benvenuto, altrimenti, come dire, no? Garbatamente indicando la porta. Cioè, questo è rimasto talmente secco che si è seduto, smesso a lavorare e non ha. Io mi domando, se fosse stato uno di noi in cui comunque, per carità, cioè siamo assertivi, siamo professionisti, non abbiamo nessun problema di... Però probabilmente non avremmo avuto la capacità, non lo so, no? Cioè, prendiamolo come esempio. Quindi, se tu sei anche, come dire, coinvolto, perché sai chi sono le persone, infatti lei dice, a volte ci riesco di più, a volte ci riesco di meno. Rispetto alle persone che ti trovi. Sì, io vi dico, ho fatto un bellissimo lavoro in Puglia con la giunta di Molfetta. Ho fatto incontri in cui ho facilitato una pianificazione strategica del sindaco e della giunta. E insomma, a volte poi tornavo con questa bella sensazione di aver fatto un lavoro di un certo tipo, tutti collaborativi, tutti molto... Io a volte mi sono chiesta se fosse stata la giunta della mia città, cioè persone comunque che conosci in un altro modo, con cui ho una relazione di un altro tipo, adesso faccio esempi per capirci, non lo so se io sarei stata uguale, non so com'è. Cioè la relazione, detto che dobbiamo essere empatici, la relazione conta. E forse se alcune figure non so come dire, alcune persone non ti influenzano in nessun modo, non so. Sì, Melania, volevi dire qualcosa su questo? Io mi domando. Però se ho capito, lei dice questo, no? No, mi domando, a me quello che un po', non so, però se ho capito bene, è che mi immagino un po' che emerga la figura del facilitatore come l'essere perfetto che riesce. Invece, secondo me, il facilitatore che in qualche modo manifesta anche quello che può essere un disagio nel lavorare con persone che conosce, esplicita questa cosa, crea un'empatia anche. E quindi questo può aiutare il suo lavoro. Cioè, piuttosto che nascondere quel senso lì e farsi vedere comunque padrone della situazione... Sono molto d'accordo, cioè la cosa migliore che uno può fare se ti ritrovi a facilitare la giunta della tua città, adesso dico per fare esempi, ripeto, è dire sono molto emozionato di lavorare con voi per un qualcosa che magari, no? I risultati del lavoro che possiamo fare insieme sono nella mia città, nel mio contesto, questo è il modo migliore magari per iniziare. Sì. Però
siamo persone, non siamo S, non ce l'abbiamo la S di Superman, no, cioè siamo persone, per quanto puoi avere esperienza e tutto, non è la stessa cosa facilitare un gruppo che non conosci, perché voglio dire, comunque i ruoli sono ruoli, poi noi lavoriamo per abbattere, per staccare le persone, le posizioni delle persone, tutto quello che vuoi, però anche tu sei umano, quindi quando metti in discussione le tue relazioni, hai relazioni magari importanti, complesse, è chiaro che esce anche la tua emotività. Quindi questo è un aspetto importante. La cosa migliore è esplicitare, anch'io sono d'accordo. Dov'era? No, quello che volevo dire io era che riguardo a questo, perciò la capacità del facilitatore di mettersi in discussione, di lavorare su se stesso. Sì. E vedere le situazioni che accadono come degli insegnamenti. Sì, che ascoltando tutti questi interventi mi sono accorta di aver fatto un errore. Non mi piace la parola controllare la pancia, perché io personalmente sono una persona razionale e l'ho fatta passare come cosa. Non mi piace controllare, perché gestire. Bene. Quindi nel senso, come abbiamo fatto nello scorso incontro, cioè un po' lasciar anche capire l'energia dove sta andando e creare i giusti argini, ma senza intoppare, senza, no? E mettendo sé in discussione sempre. Bene. Quindi mi piace di più. Bene. Ascoltare e gestire la pancia. Via. Non so se è emerso, però mi sembrava una parola chiave l'essere imparziale. Imparziale. Che a volte magari si può bloccare un intervento o invece dare più enfasi a qualcun altro, e quindi credo che sia importante. E non sempre magari riusciamo a farlo. Dove l'avevamo messo? Era qua? L'ho perso. Sostenere, sotto capacità di sostenere. Ok. Sì, dopodiché, no? Sono molto d'accordo. Dopodiché siamo umani. E vi assicuro che è un lavoro faticoso, cioè facilitare 3-4 ore di workshop in cui devi stare attento, far sì che le persone siano col sorriso, scherzare quando devi un po' essere direttivo, ogni tanto devi essere direttivo, se le persone parlano tutte uno sull'altro, lo devi essere necessariamente, riportare ordine, alla fine non capisci più cosa ti stanno dicendo, diciamoci la verità, no? Cioè, è proprio faticoso, quindi ogni tanto. Quindi anche capacità di umorismo. Sì, secondo me disdrammatizzazione, molto importante. Sì, sì. Umorismo, diciamo, scriviamo quello che ha detto. Sì. Ci segnalano dalla regia che abbiamo finito il tempo. C'era un altro spunto. Questo pannello, a cosa potremmo fare adesso? Potremmo clusterizzare, dare dei titoli, potremmo fare un altro tipo di lavoro, e per esempio, visto che stiamo parlando, qui abbiamo parlato della facilitazione, dei processi, dei gruppi, qui stiamo parlando del facilitatore, potremmo lavorare per dire quali di queste sono caratteristiche più legate alla relazione, quali sono più legate al compito, per esempio, no? Se ci serve di nuovo avere una struttura di questo tipo, lo potremmo fare. Invece adesso noi lo lasciamo così e poi lo usiamo in un altro modo per vedere un'altra tecnica. Chiudiamo con la moderazione della domanda a voce quando riprendiamo, che così siamo più freschi. Un abbiocco pomeridiano di quelli. Bene, grazie, pausa. Allora riprendiamo.